la gente! Oh la gente, come state? Da quanto tempo? Da quanto tempo? Mi siete mancati? Mi siete mancati, gente? Mi siete un po' mancati? È stato un lunghissimo weekend. È stato un lunghissimo weekend il mio, ragazzi. Era da tanto che... come si dice? Che non ci vedevamo. L'ultima live l'ho fatta. Quando cazzo l'ho fatta l'ultima live? Qualcuno si ricorda quando ho fatto l'ultima live? Qualcuno si ricorda? Calmi. No, non iniziate a fare le bestie. Ciao Luca, sono felice per te. L'ho fatta venerdì. Benvenuto. Perché? Oh, grazie mille Dark Matt. Grazie mille per la sub. Ragazzuoli, lo sentite voi il... lo sentite l'alert? Ditemi se lo sentite bene. Auguri, grazie. Grazie ragazzi. Grazie mille. Come siete carini. Tra due giorni divento vecchio. Ma che spam di auguri, ragazzi. My love you. Grazie mille Ale Visma 8. Grazie mille per la sub. Ma ragazzi, la Madonna, così però. Sera, buonasera Matte. La Madonna. Ragazzi, così non riesco a parlare, Ragazzi, così non mi fate neanche parlare, però, Così non mi fate neanche parlare, è un problema. Così è un problema, non riesco a leggere la chat. Madonna santa. Grazie benvenuto mille. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille Verena 34, grazie mille di cuore. Allora, da dove parto? Porca puttana. Comunque, cazzo, spero che mi fate più auguri al mio compleanno che qui. Poi, ragazzi, benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille Diebus 02. Voi lo sapete che tra due giorni è il mio compleanno? C'è qualcuno in chat che lo sa? Che tra due giorni è il mio compleanno? Benvenuto a bordo. Grazie mille Bordo 678. Sapete quanti anni faccio? Sapete quanti anni faccio, ragazzi? Sto diventando vecchio, Sto diventando vecchissimo, ragazzi. Vediamo. Benvenuto a bordo. Bravi ragazzi. Bravi, siete sul pezzo. Siete sul pezzo, ragazzuoli. Grazie mille Alex. Grazie mille per la sub. Vi leggo tutti. Grazie mille Francesco Villa, grazie mille per la sub. Ragazzi, portiamo il treno a livelli esagerati. Vediamo se siete sul pezzo. Allora, ragazzi, vediamo se siete sul pezzo. Dove? Benvenuto, Madonna. Grazie mille Ultra Stimpa. Sulle mani, se Alain vince il pallone d'oro. Lo spero. Ragazzi, vediamo se siete sul pezzo. Allora, vi faccio un po' di domande. Madonna, grazie mille Zeperse, grazie mille di cuore. Madonna, volete proprio Alice, La volete proprio in live, State facendo gli accaniti, Allora. Benvenuto a bordo del Pandino. Posso parlare? Grazie Gabrox. Auguri. Grazie mille. Vediamo se siete sul pezzo. Non ho mai ricevuto così tanti auguri in vita mia. Comunque, vediamo se siete sul pezzo, ragazzi. Allora. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille Perpo Ninja. Ciao Luca, quando torni in Play 2. Allora, dove sono stato questo weekend? Vediamo chi lo sa. Benvenuto a bordo del... Grazie mille Fantasma 020409. Valencia, la Madonna. Ma come siete sul pezzo. Vedete perché vi amo? Perché siete sul pezzo. Aurili. Grazie mille. Grazie. Allora, facciamo così. Ve l'ho detto. Benvenuto. Grazie mille Violina. Ve l'ho detto, e state facendo veramente gli accaniti. A 3000 porto Alice. Cioè, dovrei andare a prenderla, cioè la faccio andare a prendere perché in sto momento non è in casa. Benvenuto. Però ho detto, per voi lo faccio. Andre Vadi, grazie mille per la sub. Allora, Madonna santa. Allora, Valencia, campione del mondo, Pecco Bagnaia. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille Mark. Ma voi, dai, vediamo qual è la domanda che vi affligge di più. Io lo so che non volete chiedermi di Valencia, che ho incontrato Valentino Rossi, che ho incontrato Bagnaia. Benvenuto a bordo del Pandino. Tommy! Cosa dire? 3 mesi che sono qua con te. Vola il tempo. Vieni a prendere col Pandino.
Veramente, grazie mille, Tommy. Benvenuto a bordo del... Grazie mille, Giorgina. Grazie mille di cuore. Allora, gol di Haaland. Vero. Sapete... Orca puttana, non riesco a parlare, c'è la chat che è impazzita, non riesco a leggere niente. Grazie mille, Cunard. Non riesco a leggere nulla. Nulla. Non riesco a leggere nulla. Comunque, allora, vediamo... Porca puttana, che domanda volevo fare. Grazie mille, Enoch01. È stato più emozionante incontrare Valentino Rossi o Leclerc? Bella domanda, cazzo. Benvenuto a bordo del Pandino, Mirko De Montis. Grazie mille. Allora, voi come lo sapete, Leclerc e Haaland sono i miei idoli. Però, cazzo, trovarsi davanti Valentino Rossi, ragazzi. Cioè, Valentino Rossi è letteralmente una cazzo di leggenda iconica dello sport mondiale. E sapete la cosa che mi ha fatto un sacco piacere? Grazie mille, Jacopo. La cosa che mi ha fatto uno stupore della Madonna, ragazzi. Benvenuto Bagnaia. Bagnaia. Adesso che ti sei messo con Alice, devi nascondere bene la relazione amorosa con Alan. Vero, Mark, grazie mille. La cosa che mi sono chiesto. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille, Lele. Grande Luca Alan segna al 90° in finale di Champions di rovesciata. Grazie mille. Allora, Bagnaia mi conosceva. Cioè, quando ho salutato Bagnaia, lui mi ha detto: grande Luca. Bezzecchi, Bastianini. Cioè, ragazzi, sta cosa è assurda. Sta cosa è assurda. Sì, sì, ve lo faccio vedere il mio sfondo. Ve lo faccio vedere, siccome ho visto che qualcuno l'ha spoilerato perché mi era caduto il telefono. Toh, ve lo faccio vedere, vi piace? Guardatelo. Vi piace? Vi piace? Oh, finalmente l'avete visto tutti, vi piace? Siete contenti? Ve l'ho fatto vedere. Ragazzi, l'avete visto il post su Instagram? L'avete visto il post su Instagram? Predestinato il dottore, predestinato. L'avete visto? Grazie mille, Sigmind. Grazie mille, Sigmind. Grazie mille di cuore. Allora, figa, ne mancano già 150. Porca puttana, ne manca 150 e devo già andare a prendere Alice. Porca miseria. Anche perché, ragazzi, io l'ho detto, non so perché è appena entrato. Appena arriviamo a 3000 porto Alice e rispondiamo a ogni domanda che ci è stata fatta di tutta la nostra relazione, di tutto. Cioè, è bello perché abbiamo un sacco di cose da dire e raccontare. Veramente, Luca di Bozzona ai cardi. Allora, Madonna Santa. Alice si è raccomandata di una cosa. Grazie mille, Rebi. Alice si è raccomandata di una cosa: di non parlare di niente, di non parlare di nulla. Nulla finché non c'è lei, perché è una cosa giustamente ci sta. Oddio, grazie mille, Little. Grazie mille per la sub giftata. Mi ha detto di non parlare niente finché non c'è lei, perché è giusto che di questa cosa ne parliamo insieme. E c'ha ragione, ragazzi. Bisogna essere sinceri. Sentiamo. Sei tu cazzo? Niente, non sento. Va bene. Tutta la felicità del mondo, cuori. Grazie mille di cuore. Veramente, grazie. Non aspettavi che la Juve vincesse la Champions per ufficializzare con Alice? Comunque è da 2 settimane che ti ho lanciato una sfida su TikTok e sono a 20.000 visualizzazioni. Quante devo averne per avere una tua risposta? E se non riesci a trovarla, TL... Benvenuto a bordo del Pandino. Viola, grazie mille. E ostia, che c'ho un miliardo... C'ho veramente un miliardo di... C'ho un miliardo di... Come cazzo si dice? Benvenuto. Niente, non riesco a parlare. Ciccio Caputo Twitch, grazie mille. C'ho veramente un miliardo di menzioni, quindi non riesco letteralmente a vederle. Allora... Benvenuto a bordo. Grazie mille, Pippo Matt. Che poi... Sapete perché? Allora, uno ha ragione, Alice, è giusto che ne parliamo insieme in live. È giusto che ne parliamo insieme in live. E ragazzi, comunque è passato un messaggio, voglio dirlo, perché è una cosa che mi ha fatto innervosire, l'ho scritto anche sotto i commenti dei TikTok di Lisa e Alice.
Ragazzi, benvenuto, cioè, a bordo del Pandino. Scare 2K. Lo sapete che Luca minore di 3. Lo sapete che io piglio per il culo. Allora, lo sapete che io piglio per il culo Lisa, Alice, allo sta. Grazie mille per le 5 sub giftate. No, la cosa che mi ha dato fastidio, Lisa e Alice sono andato allo stadio a vedere Juventus Inter. Cioè, e letteralmente. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille, Mattias. E letteralmente ho visto i commenti che dicevano: che cazzo fanno queste due allo stadio? Perché la Juve le invita? Semplicemente perché io la settimana prima, cioè, scherzando, ho detto che Alice è una cosa che ho inventato io, ragazzi, per far ridere, una cosa così per il meme. Ho fatto il maschilista per il meme, ragazzi. Alice va allo stadio da quando ha 3 anni, cioè, bisogna smetterla con sto stereotipo. Grazie mille, Matte. Bisogna smetterla con sto stereotipo che la femmina non può guardare il calcio. Minchia, siamo nel 2022, cazzo, cioè. Minchia, aprite gli occhi, non parlo di voi, cioè, nel senso, benvenuto, parlo per chi è. Parlo chi. Eccomi per il secondo mese con te, Alice. Grazie mille, Daniel. Parlo per chi fa il frustato, eh. Allora. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille, Chaos Tommy. Grazie mille. No, ma perché mi dà fastidio? Allora, mi dà fastidio per il fatto che, ragazzi, le femmine possono andare allo stadio. Se una femmina, allora, ci sta, lo sapete benissimo che io sono invasatissimo di calcio, ma Lisa e Alice, a parte che vanno allo stadio sin da quando sono piccoline, Lisa, vabbè, Lisa è già piccolina, ma il fatto è che se una ragazza si vuole appassionare, ha le possibilità di andare allo stadio, cioè, ragazzi, è una cosa normalissima. È letteralmente una cosa normalissima. Benvenuto, io lo sapete. Io lo sapete che, cioè, per come sono fatto, per il personaggio che ho, le piglierò sempre per il culo. Magari le faccio domande difficili o complicate o invento delle cose a caso. Ma ragazzi, cioè, semplicemente la gente è invidiosa. Grazie mille, Simo, per i 100. La gente è invidiosa e frustrata per il semplice fatto che magari qualcuno non può andare e loro che possono permetterselo bisogna insultare. Solo perché sono femmine. Grazie mille, Tommy Rosazza. E vorrei che qualcuno facesse la clip su questa cosa da mettere virale su TikTok. Perché la gente, quando Auto Joel, grazie mille per la sub. Perché no? Perché mi ha dato fastidio vedere la clip. Mi ha dato un sacco vedere la clip dove io dico che Alice pensa che se la palla tocca la rete esterna è gol, quando semplicemente stavo scherzando, la stavo pigliando per il culo a caso. C'è una cosa che non ha mai detto, solo che la gente estrapola quello che vuole dalla clip e dice quello che vuole. Cioè, questa clip dovreste metterla su TikTok per far capire che Alice è una bravissima ragazza, è appassionata della Juventus da quando è piccina, è sempre andata allo stadio con suo papà. È ovvio, se la mettete in paragone con me, che io sono super invasato del calcio, della Juve, di tutte le squadre, della Premier, della Liga, della Bundesliga, Champions League, Europa League, Conference. Lei semplicemente è appassionata ad andare allo stadio, gli piace vedere le partite. Cioè, non ha senso che bisogna insultarla. Ha dovuto disattivare i commenti dal penultimo TikTok che ha messo, per il semplice fatto che ha fatto un TikTok lei e Lisa, e sia sul profilo di Alice che sul profilo di Lisa le avete attaccate inutilmente solo perché sono femmine. Cioè, è vergognoso. È vergognoso. Cioè, siete d'accordo con me, chat? Voi cosa ne pensate di sta cosa? No, perché vorrei capire. Oh, manca un minuto all'hype train, ragazzi, lo portiamo al livello 8? Cosa devo fare? Vi devo far dare un bacino da Alice per portare l'hype train al livello 9? Vi devo far dare un bacino? Hai nettamente ragione. Io non so se qualcuno, grazie mille, Simo. Io non so se qualcuno ha fatto la clip, però sarebbe questo da mettere su TikTok, perché mi dà un sacco fastidio che non avete benvenuto idea. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille, Ninja. Qualcuno, se mi vuole bene, faccia la clip di quello che ho detto e la metta su TikTok. Certo, no, ma cioè, veramente, leggo di quelle cose. Io femmina gioco, lo so, ma
Purtroppo è brutto. Purtroppo è brutto. Lise Matteo, allora, se fate i bravi, se fate i bravi, Luca cuore d'oro. Ma no, ma le difenderò sempre. Le difenderò sempre, perché come voi sapete, è una cosa che ho iniziato con Lisa, adesso voglio tirare dentro anche Alice. Ma ragazzi, perché semplicemente Lisa, lo sapete, ha un rapporto stupendo. Benvenuto a bordo, Alice. Grazie mille, Vale Santoro. Grazie mille, Vale Santoro 97. Grazie mille. E il fatto è che Lisa, lo sapete, ha un rapporto benvenuto meraviglioso con Lisa. Lei è juventina, appassionata di Juve, siamo andati allo stadio insieme. Alice, la mia ragazza, è juventina, va allo stadio sin da quando è piccola. Cazzo, ma è ovvio che, minchia, è bellissimo fare ste cose insieme. Benvenuto a bordo del Pandino. Andre Moschini, grazie mille. E per il semplice fatto che io sono andato a Valencia a vedere la MotoGP, dovevo andare a Juventus-Inter. Per il semplice fatto che io ero a Valencia e loro due erano da sole allo stadio, due ragazze, le avete, cioè non voi, in generale, le avete massacrate. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille Luca, grazie mille per la sub. Bene, Luca, come stai? Alla grande, sto benissimo, sono innamoratissimo e sono felice del mio percorso, di quello che sto facendo. E, oh, grazie mille Adriano. Luca, sei un ragazzo dal cuore d'oro veramente. Vi stimo tutti, uno più dell'altro. Vi voglio bene. Luca, una domanda. Se facciamo i bravi ci porti anche Lisa e Matte e i Fantastici 4? Allora, ve lo prometto, dai. Allora, quando arriviamo a 3000, ve l'ho detto, vi porto Alice in live. E poi possiamo fare un obiettivo per portare i Fantastici 4 e organizzare la live. Perché Lisa è a casa perché deve studiare, che domani ha delle verifiche. Comunque, il concetto che voglio far capire è semplicemente quello, che purtroppo è triste, ma c'è ancora troppo maschilismo nel mondo del calcio. E lo sapete quanto io sono appassionato nel mondo del calcio? Per una volta che non sono andato allo stadio, perché ho avuto la possibilità e l'onore di andare a Valencia con la Ducati a vedere la MotoGP, io avevo il cuore che era pieno di gioia a sapere che Lisa e Alice... Benvenuto a bordo del... Grazie mille Miche TV! A sapere che Lisa e Alice erano allo stadio insieme, avevo il cuore che mi si riempiva di gioia, perché so quanto a loro piace andare allo stadio, so che sono juventine. Benvenuto, so che si stanno appassionando tanto al mondo del... Grazie mille Santo, grazie mille per la sub. Si stanno appassionando un sacco al calcio e voi li massacrate. Cioè, e la gente le massacra. Grazie Marco. Cioè, non è giusto. Non è giusto perché loro... Benvenuto. Grazie mille Michelecchi. Perché... Diciamo che era un po' palese di te, Alice. Sì, dai, è che volevamo avere la conferma prima di ufficializzarlo. Comunque, oddio, grazie mille Fiuto, grazie mille per la sub giftata. No, ma sì, ma è ovvio che perché fortunatamente c'è anche gente competente, non solo leoni da tastiera. Purtroppo c'è tantissima gente che è super super frustrata. Dov'è? Mi ha scritto Matteo che tra poco arriva. Benvenuto a bordo del... Grazie mille Mucelo. Aspetta che gli mando un vocale. Oi Matte, qui c'è la chat che ti aspetta. No, perché spiegatemi, cioè secondo voi la gente che scrive e le insulta solo perché sono femmine allo stadio, perché cioè amano andare allo stadio, secondo voi perché lo scrivono? Perché sono frustrati? Cioè, qual è il problema loro? Che due ragazze vanno allo stadio, cambia qualcosa a loro? Cambia qualcosa a loro? No, ditemelo. Cambia qualcosa a loro? Cioè, veramente. No, lo so, è tutta invidia, però
la cosa che mi dà fastidio e che vorrei cercare di far capire, cioè, perché comunque avere, cioè, nel senso, comunque per, avendo un pubblico, avendo i follower, grazie mille Fiuto, avendo i follower, un pubblico, cioè, comunque bisogna dare l'esempio. Cioè, bisogna dare l'esempio, perché comunque abbiamo una community, ragazzi che ci seguono, bisogna dare l'esempio. E due ragazze che vengono massacrate solo perché... L'aborto del pandino! Grazie mille, Franci, solo perché hanno la possibilità di godersi un'esperienza bellissima, cioè, e sono arrivate a disattivare i commenti, vuol dire che le avete ferite. Cioè, vuol dire che sono state ferite. Ed è sbagliato. Ed è sbagliato. Allora. Sì, ve lo faccio vedere. Haaland, ragazzi, vince Haaland. Allora. Ve lo rifaccio vedere. Ragazzi, Matteo è in palestra e arriva. Almeno viene qua, in pump, fa vedere benvenuto i muscoli. Guardate. Del pandino. Guardate che carini. Sium Luca, grazie. Grazie per la sub. Come Pecco. Ragazzo umilissimo, oddio! Super bravo, oddio, grazie mille Adrian, grazie mille. Allora, l'avevamo già vista, sì, lo so, perché è entrato. Vi è piaciuto il post? Benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille Empire, grazie mille. Vi è piaciuto il post? Vi è piaciuto? Allora, vi è piaciuto di più il post con Valentino Rossi, con Bagnaia o con Alice? No, dai, con Alice. Con Alice. Perché Alice è il mio amore. Con Alice. Con Vale, bravi. I veri italiani dicono con Vale. No, vabbè, con Alice. Con Alice c'è stato proprio sentimento a livello puro. Ragazzi, qualcuno sa che io tra pochi giorni c'ho la finale della YouTuber League? Qualcuno lo sa, chat? Cazzo, avete ambizione? Avete ambizione che Juve Lazio vinciamo? Allora, non ci sono paragoni, VR46. It's summer time! Ok, Lewis! No, ostia, al contrario. Ok, Lewis, it's summer time! Sapete cosa vuol dire? Ok, Lewis, è l'ora di martellare. Mi immagino un'altra situazione. Ok Luca, è l'ora di martellare. Nel contesto giusto, non sarebbe male. Allora no ragazzi, che ridere. Oggi eravamo in Duomo io e Alice. Comunque anche lì veramente, appena siamo arrivati in Duomo, una vagonata di ragazzi così che ci avete fermato, ci avete fatto mille domande, mille complimenti, veramente è una cosa meravigliosa. È una cosa veramente meravigliosa, non avete idea. E ho preso, e sapete quasi cosa vi faccio vedere? Volete vedere cosa ho preso? Vi dico solo che ho preso quattro magliette. Adesso ve le porto, ve le faccio vedere. E vorrei anche farvi vedere una cosa. Vediamo chi veramente mi segue su Instagram. Ragazzi, cosa ho preso nello store del Valencia? Vediamo se qualcuno veramente mi guarda tutte le storie su Instagram. Vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi, ma siete sul pezzo! Oh, ragazzi, ma che community che ho! Ma vi voglio bene! Comunque, il destino vuole, cioè ragazzi, oggi camminiamo in Duomo, io e Alice, mi ritrovo davanti, cioè benvenuto, ci fermano, Spezia 97, grazie mille, ci ritroviamo esattamente davanti a, ostia, non riesco, a un vestito di vestiti da sposa, e c'erano dei ragazzi che ci chiedevano le foto, cioè letteralmente ci hanno fatto le foto mentre c'era Alice che guardava i vestiti da sposa e la gente veniva lì. Ah, ma vi sposate? Figa, calma, cazzo, abbiamo appena annunciato che stiamo insieme e già ci sposiamo. Gio Repe, grazie mille per il Prime. Figa, va bene tutto, ma sposarsi subito, pronti via, cazzo, stiamo insieme da dopo, ve lo dice Alice forse,
stiamo insieme da, vabbè. E mica già ci dobbiamo sposare, non so, volete anche un bambino? Cioè, volete un baby Campolughi che cammina in giro per casa? No, che magà! Volete un baby Campolughi? Un baby Haaland? Cioè, volete veramente vedermi a me che leggo un seggiolino dietro il pandino con un baby Campolughi nel pandino? Cioè, ragazzi, calma, con calma. Allora, secondo voi, benvenuto, secondo voi, grazie mille il Conte. Complimenti Luca, sei davvero fortunato. Lo so, grazie mille. Sono veramente fortunatissimo ad avere Alice. Vediamo un po', ragazzi, voi che l'avete più o meno dalle live così, l'avete conosciuta un po' il suo carattere. Secondo voi, qual è la parte più bella del carattere di Alice? Cioè, non esteticamente, ragazzi, parlo proprio del carattere. Cioè, cos'è? Dolcezza, tenerezza, affettuosa. Sta arrivando qualcuno. Madonna. Non è che è. No, è nessuno. Dolcezza. Allora. Che ti dava 100 bacini. No, è super affettuosa. Bravo. Bravissimo, Gabri. La semplicità di Alice mi fa impazzire. La dolcezza, tutto. Poi, cacchio, vorrei raccontarvi un sacco di cose, ma mi ha detto... Perché Alice mi ha detto, no, quando ci sarò io lo raccontiamo insieme. Non lo racconti tu, sennò poi tu dici quel cazzo che vuoi. Niente, poi Alice si incazza perché giustamente poi la spontaneità anche. Allora, vediamo... Figa, allora ragazzi... Voglio vedere, chat, io adesso vado su di scatto, devo farmi 3 piani di scale, andare in camera mia e prendere 4 magliette e ve le faccio vedere. Secondo voi quanto ci metto? Quanto ci metto? Allora. Benvenuto a bordo. Allora. Ciao Luca, sei un grande, siete bellissimi. Grazie mille. Allora, Tommy, fai un sondaggio. 3 piani di scale, devo andare in camera. Ci metto. Brigno, ci metto più di 2 minuti o meno di 2 minuti. Anzi, no, facciamo 2 minuti o meno o più di 2 minuti. Allora. Anzi, no, facciamola secca. Un minuto. Fai un minuto. Benvenuto. Grazie mille, Brigno. Grazie mille, Simo. Grazie mille, Lollo Croci. Fai un minuto. 60 secondi o di più. Scrivi, Tommy, 60 secondi o di più. Ma Tommy è dentro. Benvenuto. È dentro. Non so neanche se è dentro. Io dico di fare il sondaggio, non so neanche se è dentro. Grazie mille, Rai. Grazie mille di cuore. Allora, no, Tommy non è dentro. Vabbè, lo faccio io. Lo faccio io, ragazzi. Ci sono! Tommy! Allora, pronostica, l'ha già fatto. Congratulazioni, Luca. L'ha già fatto. Allora, dov'è? Dov'è? Meno di un minuto, più di un minuto. Ok, state pronosticando. Io adesso, appena scattano, dov'è? Appena scattano le 21:30, vado. Appena scattano le 21:30, grazie mille, Francesco. E vediamo quanto ci metto. 3 piani di scale. Io provo a fare Usain Bolt. Provo a fare Usain Bolt, ragazzi. Appena scattano le 21:30. Madonna, ragazzi. Madonna, non scattano più le 21:30. Porca troia.
Benvenuto a bordo del Pandino. Sotto il minuto, no, sono arrivato ai 30, sono arrivato tipo a 50 secondi, 52. Sono proprio Haaland in tutti i sensi, ragazzi. Minchia, che poi sono dovuto salire, aprire l'armadio, grazie mille Pollo. Minchia, ma quando mai? Porca puttana. No. Sono partito ai 30 e sono arrivato ai 30. 52 secondi ci ho messo. Madonna santa. No, è inutile che ho scritto. Sono entrato col cronometro di fianco. Adesso vi faccio vedere. Da cosa parto, gente? Valencia o Juventus? Da cosa parto? Non ho più l'età, figa. Madonna santa, Valencia, dai, perché la io allora. Vi faccio vedere unboxing. Ma mancano solo 100 sub. Porca troia, ragazzi, la volete proprio Alice, eh? Sì, ma io sono morto. Minchia, aspetta. Scrivo a Matteo. Matteo, quando vieni qui? Puoi portare una brocca d'acqua, per favore? Minchia, chissà che cazzo pensa che gli mando un audio col fiatone. Minchia, ragazzi, 3 piani di scale. Ho aperto l'armadio, ho preso i sacchetti e sono tornato giù. Veramente follia. Vi faccio vedere. Allora, ho preso i pantaloncini. Secondo voi, che numero hanno i pantaloncini? Vediamo la chat cosa dice. Secondo voi che numero hanno i pantaloncini? Minchia, ragazzi, siete sul pezzo. Siete proprio sul pezzo. Vi piacciono? Vi piacciono, chat? Sono fighi, eh? Oddio! Grazie mille, Mattia. Allora, poi, come se non bastasse, meno c'ho tutta la divisa, preso anche i calzettoni. Anche i calzettoni del Valencia. Poi, questa che è tipo clamorosa, ragazzi. Questa è veramente qualcosa di clamoroso. Cioè, ragazzi, questa è la maglia del centenario. Guardate, si vede un cazzo, sì. È la maglia del centenario del Valencia. Guardate cosa c'è scritto, cazzo. Sulla maglietta c'è scritto cazzo. Vabbè. Quanto è bella. Quanto cazzo è bella. Vi piace? Vi piace, chat? Clamorosa, Campolunghi Cavani. Nuovo attacco del Valencia, tanta roba. Ora vi metto in seria difficoltà, ragazzi, perché secondo me voglio vedere chi indovina 3 su 3. A bordo del grazie mille ciao. Non riesco a leggere. Ora vi metto in difficoltà, perché adesso secondo me non indovinate, eh? Cioè, oddio, forse qualcuno sì, ma non tutto. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille, Flavio Sama. Ok. Allora, guardate, non so se indovinate, ragazzi, eh? Allora, quella del Valencia, siete stati bravi, lo ammetto. Siete stati veramente bravi. Allora, è arrivato il fattorino. Oh, signori! Non riesco più a lavorare. Sì, vabbè, ma copri ste braccia, ma scusa, ma è in pump quest'uomo. Ma ragazzi, ma è vergognoso, ma guardate che braccia c'ha, si sieda, la porca miseria, la madonna. Sì, vabbè, ma qua le ragazze mi si impazziscono, oh. Ragazze, calme, venga. Pensiamo a calme. Si sieda, per l'amor di Dio, si copra. Che caldo. Si copra, per l'amor di Dio, si copra. Ciao, ciao, guarda. Aspetta. Allora,
Aspetta un attimo, dico una cosa a Matteo. Grazie mille, Frank. Allora, stavamo dicendo una cosa. Adesso vediamo se il signor Matteo Robert indovina anche lui. Benvenuto allora. A bordo del pandino. Grazie mille, Alessandro. Ciao, adesso mancano Matteo e Elisa. Io ho letto quello che dice la chat. Benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille, Zender 12. Dai ragazzi, allora, spandi foam per piacere che mi siete. Allora mancati. Matteo, ho fatto vedere, ti piacciono i pantaloncini del Valencia? Sì. Tanta roba, eh? Adesso facciamo un gioco anche a Matteo. Mm-hmm. Adesso con la chat. Ah, comunque ho fatto una bet che hanno perso tutti. Su? Ho messo quanto ci metto secondo voi a andare su, aprire l'armadio, prendere le robe del Valencia e della Juve e torna giù in live. Quanto ci hai messo? Secondo te quanto ci ho messo? Ma hai corso? No, proprio sono andato. Allora, 45 secondi. 52. 52 perché non trovavo la cazzo di roba del Valencia. Perché era solo le scale, sai che male. Mamma, mi stavo ammazzando dalle scale. Allora, poi c'era Luigi che dormiva. Cioè, vabbè, sempre. Come dorme? Allora, ragazzi, qui vi voglio. Allora, ho preso le tre maglie della Juve. Partiamo da quella più facile. La prima maglia, vediamo anche Matteo. Vabbè, cazzo, hanno letto. Vabbè, rifacciamo, non avete visto niente. Vabbè, tanto questa era la più facile. Allora, ragazzi, cosa c'è scritto dietro questa maglia? Che numero c'è? Guarda. Dicono. Cosa aspetta? Faccio un check. Fai un check. Cosa c'è scritto? Ok, 9. E? Vai. Carina. Allora. Ragazzi, se arriviamo a 3000 entro le 22 vi porto già Alice. Campolunghi 9. Cazzo, bravi. Bravi. Perspicaci, ragazzi, eh. Bravi, cazzo. Guardate quanto è lungo Campolunghi. Porca puttana. È lunghissimo. Cioè, finisce letteralmente da spalla a spalla. Campolunghi. Vabbè. E questa era la più facile. Bella, devo dire. Questa era la più facile, lo sapete. Adesso vi voglio. Voglio vedere chi è il primo che indovina. Allora, prendiamo la seconda maglia. Partiamo di step in step. Ah, ovviamente, ragazzi. Benvenuto a bordo del. Grazie mille, Stefano Duca. Allora, ovviamente, per ogni divisa, pantaloncino col numero 9. L'altro non lo faccio vedere e l'altro ancora non lo faccio vedere. Fatto sta che ho preso anche tutti e tre i pantaloncini. Ciao, come stai? Allora. Vediamo che non si veda nulla. Senza filare. Facciamo che non si veda. Ah, facciamo che anche tu, Matte. Facciamo che anche tu. Allora, secondo te, sì. Cosa c'è scritto dietro questa maglia? No. Hai letto? Aspetta. Non voglio dirlo, magari dopo è giusto e spoiler. No, puoi dirlo, anche tu puoi indovinare. Fai parte della chat anche okay, tu. Ok. Qua, incredibile che nessuno l'ha ancora scritto giusto. Incredibile. Alice 9, no. E pensavo Alice. No. No, neanche Muzza. Nemmeno Muzzolona. Volessi fare il meme con Haaland. Non è Haaland. Cazzo. Non è a. Signori. Ragazzi. Ragazzi. Posso dire che sono il re dei tranelli. Posso dire che sono il re dei tranelli. Campolunghi 9. Questa qua è stupenda, Col fulmine tanto. Questa qua è clamorosa. Campolunghi 9, signori. Come vi ho fregato, signori. E adesso aspetta. Aspettate, adesso voglio vedere. Che terzo uguale. Voglio vedere. No, ragazzi, è qua che vi voglio. È qua che vi voglio perché voi pensate, ma in realtà cosa c'è scritto dietro questa maglia?
Ne ho 4 di maglia, ragazzi, vi ho detto. Ah no, 5, perché una del Valencia e 4 della Juve. Qua secondo me c'è scritto Alice o Muzza. Numero? Attenzione, Matteo. Alice o Muzza? Muzza. Muzza? Vediamo. Qualche numero basso, secondo me. Numero? 3. No. 10. No. Ti sto dando anche degli indizi, eh. Ogni volta dico no. 9. Signore e signori, guardate cosa le ho regalato ad Alice. Guardate cosa le ho regalato ad Alice. Che amore. Però sono un signore. Ragazzi, sono un signore. Ragazzi, se arriviamo a 3000, se arriviamo a 3000, ragazzi, gliela do in live e gliela faccio indossare. Però posso dire che sono un signore. Che culo poi. Guarda quelli lì a scrivere Muzza. Come ci sta bene Muzza. Figa, a scrivere Campolunghi. Porca troia, ci ha messo 3/4 d'ora. Sono un signore. Ma se vorrai regalare anche Robert, ci sta strabbiando. Proprio bello da avere. Robert. Proprio è bello. Ah, vuoi regalo? Figurati. Babbo Natale. A Natale divento Babbo Campolunghi. Bene, va bene. Sono un signore. Fatemi una foto. Anzi, aspetta, tienila così. E dopo faccio lo screen anche con lei. Tienila. Ma che belli. E adesso, allora ragazzi, Qua lo dico. Dovete un attimo impegnarvi qua, eh. Bella. Dovete un attimo impegnarvi qua. C'è l'ultima. Photoshoppiamo la faccia di Alice. L'ultima. Ragazzi, voi lo sapete. Voi lo sapete che ho una grande passione io. E anzitutto, voi lo sapete che la terza maglia della Juve di che colore è? Tu, Matteo, lo sai? Matteo non sa un cazzo. Incredibile. No. Vabbè. Vediamo quella rosa, bravi. Non lo sapevo, non volevo fare una figura. Bravi, bravi, bravi. Lo sapevo. Guardala. Questa. Allora sì che lo sapevo. Sì, lo so. Allora qua, ragazzi, qua vi voglio. Cosa potrebbe esserci? Grazie mille Gaglio 9530. Mancano 92 sub e vi porto Alice, ragazzi. Allora, cosa potrebbe esserci scritto? Comunque io sono Babbo Natale, porca troia. Cosa potrebbe esserci scritto, signor Robert? Allora, sto pensando. Oh, qualcuno l'ha azzeccato, eh. Qualcuno l'ha azzeccato, eh. E ti dico solo una cosa, è molto inerente al mio personaggio. Pandino. È molto inerente al mio personaggio. Vabbè, se è inerente al mio personaggio, il numero è? 9. E 9, ok. E cosa potrebbe esserci scritto? Oddio, no, è arrivato Boswan. Grande Boswan, ragazzi. Allora, ricordiamo che Boswan è il secondo top donatore del canale, signori. Ricordiamolo. E potrebbe esserci un botto di roba, eh. Allora. Vabbè, Campolunghi. Campolunghi? L'accendi? L'accendo. Sicuro? Sì. Dici che ho fatto il tranello ancora? Sì. Signori e signori. Anzi, Tommy! Sono Tommy, tanti. No, Bet! Ah. Bet! Allora, Bet, Tommy! Allora, c'è scritto Campolunghi 9 o Haaland 9? Se hai. Non dico niente, però. Secondo te è Campolunghi? Secondo me è Campolunghi. Sei messo Haaland. Con 2 chat non capisco dove guardare. Attenzione. Cosa c'è scritto? Oh. Vediamo. Oh. Vorrei fare il. Madonna! Guarda! Guarda! È bagarre assoluta, sta vincendo Haaland di poco. Proprio bene insieme, ora tocca a qualcun altro. Chissà perché proprio qualcuno di fianco a te. Benvenuto. C'è qualcuno? Pandino. Grazie mille.
Vitte, grazie mille. Allora, allora è finita la bet, ragazzi, è il momento, è il momento di svelare l'ultimo antenna. Signori, tu guarda e poi giro anche alla chat, non fare nessuna espressione. Ok, chat. Quante sono? Un applauso e penso tutti la bene. Campo lunghi 9, ma attenzione, ce n'è un'altra. Attenzione, potrebbe esserci la svolta. Davanti c'è un altro nome. No, potrebbe esserci la svolta. Potrebbe esserci la svolta, signore. Ho speso di 100 punti. Tre volte campo lunghi 9. Se vi dicessi, se vi dicessi che ho comprato anche la maglia del Manchester City, cosa potrebbe esserci scritto? A me. Campolunghi o Alan? No, Alan. Però non lo so, eh. No, secondo me... Allora, no, ho preso la maglia del Valencia. Ok. E ho scritto Campolunghi 9. Grazie mille, Bakun. Ti stimo veramente tanto come persona e per quello che fai. Grazie, grazie mille di cuore. Allora, ho preso la maglia del Valencia, Campolunghi 9. Ho preso tre magliette della Juventus, Campolunghi 9. Ok. Ho preso la maglietta del Manchester City. Secondo me hai scritto Haaland. Secondo me, però... Ah, che bastardi, è vero. È vero, lo sanno tutti perché l'hanno vista nel video. Benvenuto a bordo del bastardo. Però siete attenti, mi piace. Quindi Alan. Mica è Alan, Alan 9. Solo che non però a questo punto prendi entrambi. No, no, infatti voglio prendere anche la maglia Campolunghi del City. Sì. Allora, ragazzi, aspettate una cosa. Ditemi se vi piacerebbe. Tra due giorni è il mio compleanno. Io vorrei fare questo post su Instagram. Allora, il colore... vorrei fare esattamente la foto così. Metti a fuoco, ti falla, prego. Falla, tanta roba. Abbassa la luminosità. Bella, 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 bella. Io te la provo, eh. Oh! Cazzo, vabbè, avete capito. Più o meno. Ok. Voglio fare esattamente la foto così. Strabella. Però con... la maglia della Juve, Campolunghi 9, io così. Vi piace come post del compleanno? Sì. Cazzo, è clamorosa. Bello. È clamorosa. Allora, questione capelli biondi. E metto ogni immagine più di ogni social. Questione capelli... Madonna, no, sì. No, bella. Questione capelli biondi, vi spiego. Allora, in sti giorni ho delle collaborazioni e dei brand da fare. E purtroppo, siccome tutte le foto e i dati io sono così, per le sponsor devo rimanere così. E quindi c'è purtroppo una cosa che non dipende da me. Però ragazzi, appena è, lo sapete, le cose che dico le faccio. Appena è, organizzo la live con i Fantastici 4, ve l'ho detto. Farò i capelli biondi e cazzo, dobbiamo portare le ragazze a Roma, porca puttana. Portare. Io devo portare te e le ragazze a Roma. Allora, minchia, mancano 85 sub. Benvenuto e portiamo lì in live. Del pandino. Grazie mille, Frene. No, ma non è Frene. Mi ha scritto il Frene l'altro giorno. Ragazzi, avete... Vediamo. Allora, vediamo se la chat mi conosce. Ragazzi, secondo voi a Valencia ho preferito fare la foto con Valentino Rossi, Bagnaia o quelle tipe? O tutte le tipe con l'ombrello? Anche la 24 ore bisogna fare. Devo organizzare un sacco di cose, ragazzi. Devo organizzare veramente un sacco di cose. Guarda, storia di Alice. Dov'è? Ah, sì. Le tipe, no, dai, ma non è vero. Ma cazzo, raga. È vero anche con Guido Meda, eh. L'ho fatto anche con Guido Meda. Ragazzi, incredibile, incredibile. Allora, e cazzo, tu non vieni a Roma a vedere la finale della YouTuber League? Porca troia. Porca troia. Comunque ragazzi, volete che
quando arriva Alice in live le faccio indossare la maglia Muzza 9. Volete? Sta proprio a pennello. E ragazzi, ve lo dico già, ve lo dico già, se arriviamo anche a 3000, bravo, se arriviamo anche a 3000, quando ho la finale della YouTuber League porto Alice con me, io gioco con la maglia Campolunghi 9, lei mette la maglia Muzza 9, se segno vado a baciarla come esultanza. Poi vi faranno una bella foto come post. Esultanza post. Vorrei anche, che secondo me, aspetta, non posso dirvelo, uno spoiler. No spoiler. Bene, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Benvenuto a bordo del... Grazie mille Chris per il Prime, ne mancano 83. Ne mancano 83. Attenzione perché Boswan e Matteventu potrebbero stupirci, perché ricordiamo che sono il primo e il secondo, c'hanno il VIP al canale, il follow, sono i numeri uno. Allora, non si è sentito niente. Scambiatevi le maglie, sì, faccio spogliare Alice perché voi fate le bestie. Guarda che veramente, oh. Che, allora, che zona di Roma? Non lo so. Attenzione, parte Matteventu subito con 5 sub giftate e fa vedere a Boswan che lui è il re. Grazie mille Matte, un piccolo contributo lo si dà. Matte è un grande. Grazie nome. Mille Matte, I love you. 2922, ne mancano 78. Cazzo, porca puttana, eravamo a molto meno. Comunque, minchia, assurdo è comunque quando, perché era finito il mese. Grazie mille, ero a 3500 venerdì, figa, non ho streamato per 3 giorni. 2006, vabbè, normale quando scade il mese. Allora, Matteo, tutti parlano di Luca e Alice, ma tu come va con Lisa Luchetta? Chiedono, vuoi dire qualcosa? No. Hai dei commenti a caldo da fare? Intervista? Tanto non c'è Luigi che ti sputa l'acqua, vai. No, non ho niente da dire. Ragazzi, volete... Silenzio stampa. Volete una live... Qual era il mio bicchiere? Boh, vabbè. Non quello. Volete una live dei Fantastici 4? Luca, in pratica tutte le sub che abbiamo regalato io e Giovanni si sono tolte. Quelli di Giovanni se ne sono andate, mi sa. Ti aspettiamo. È vero, invece il mese prossimo le tue e quelle di Boswan. Allora, maratona Fantastici 4, cazzo, è vero, dobbiamo farla, me lo continuo a chiedere. Perché quella volta là non è andato. Un weekend. Cazzo, il weekend prossimo? È a Roma. Ma ci facciamo? No. No, stavo per dire 24 ore a Roma. Sì, non ci godiamo un cazzo. Appunto. Oh, grazie Boswan. Sto bene. Tu come stai? Non lo so. Dai, a 3000, oltre a portare Alice, vi farò anche la live dei Fantastici 4, perché sono un signore. Allora. No, che fa la ora improvvisa? Vi ho detto che domani c'ho un lavoro da fare. Ragazzi, cioè, lavorando non dobbiamo avere eventi, non dobbiamo avere sponsor da fare. Grazie mille Nadine, non dobbiamo avere eventi, sponsor da fare, collaborazioni, corsi. Weekend prossimo c'è l'ultimo di Formula 1. Allora, sto pensando il weekend prossimo. Cioè, non penso. Devo organizzarmi con i manager, capire. Perché secondo me si potrebbe fare. Benvenuto a bordo del... Grazie mille Rick 1717. Grazie mille. Dai ragazzi, facciamo così allora. Aspetta un attimo. Allora. Bene Lu, grazie, ti mancavo. Sì, mi mancavi Boswan. C'era la chat che ti acclamava perché volevano arrivare a 3000 per avere Alice in live, e la chat ti acclamava. Ormai sei cioè tu e Matteventu siete diventati tipo i re della chat. Benvenuto a bordo del... Grazie mille, già 28 ita. Grazie mille. Come va?
come fai il ciuffo, Matteo? Vuoi fare un tutorial di come fai il ciuffo? Allora faccio la doccia. E meno male. E meno male. Minchia, è tornato Fumagalli, visto. Che ridere. E poi si asciugano da soli. Attenzione, dicono 1-0 Milan dalla regia. Confermo. Matteo è proprio un bel... Siamo P. No, è vero, siete letteralmente Matteventu e Boswell. Gol del Milan, Origi. Oggi il primato ce l'ha Little... Incredibile, prima c'era Little, poi Matte, poi Boswell. Incredibile. Annullato il gol, vero? Origi. Il Barça perde. Barcellona. Avete visto i sorteggi di Champions, ragazzi? Siete contenti per le vostre squadre? Siete contenti? Povera Juve. Il Milan deve vincere, visto e considerato che ho fatto la schedina. Eh beh, Matte Ventu c'ha ragione. Vediamo un po'. Matte Ventu c'ha ragione. Allora Luca, il Napoli, che hai da dire? Il Napoli veramente clamoroso. Che culo. Ragazzi, chapeau per quello che sta facendo il Napoli. Il Napoli sta veramente facendo... Cosa, che culo? No, c'è la Champions. No. Ah, e non gli è andata male. Dove che è? Aspetta. Oh, oddio! Ecco, Boswan, grazie mille per le 5 sub giftate al canale. Grazie mille di cuore. Attenzione, e Boswan torna primo. Signori, e Boswan torna primo. Attenzione, grazie mille Janin. Grazie mille per i 2 mesi. Grazie mille di cuore. Oh! Cioè, è iniziata la gara. Attenzione, no, è guerra. Signori, è partito. Oddio. Matte Ventu, grazie mille per le 5 sub giftate. Attenzione, perché Matte Ventu torna sul primato. C'è, e ne gara, mancano solo 62 per Alice in Live, signori. Ne mancano solo 62, è iniziata la bagarra. Attenzione. Volevi Boswell, ma Matte Ventu dice no, dice la chat. Stanno iniziando a provocare. Matte Ventu torna davanti. Allora, dai, ma anche la chat incita la chat incita la gara, no? Allora, grazie mille, gatto. Luca, hai già perso la NNN. Io non l'ho neanche iniziata, se devo essere sincero. Attenzione! Attenzione! Non ci credo. Sono partiti. Vogliono Alice. Non si fermano più. Boswan è partito. 5 sub giftate al canale. Siamo a 2943. E Boswan manca torna Matte, primo. Manca Matte. E Boswan torna primo. Attenzione. E lo provoca. Matte, cosa fai? Punto di domanda. E risponde. E risponde. E Matte Ventu torna primo. Attenzione. E Matte Ventu risponde. Chi è primo? E provoca Boswan. E Matte Ventu torna primo. Quante è clamoroso. Risposte. È clamoroso. Si provocano e rispondono. Gli eroi della chat partono lo stesso. Veramente qualcosa di clamoroso. Boswan parte lo stesso e torna primo. Attenzione. Oh, Matte Ventu provoca e scrive: ne devi fare di strada per raggiungermi. Questa è provocazione. Boswan, io fossi in te non scenderei a provocare. Telecronista perfetto. Mi sa che Alice la vediamo presto di sto passo. Attenzione, ne mancano 50. Attenzione, Totti! Oh, Boswan scrive: Matte, per favore. Attenzione, Boswan torna primo e scrive: attenzione, Matte, per favore, attenzione. Torna primo. A bordo del pandino. Torna primo, Boswan, e provoca Matte. Grazie mille, Xela. Grazie mille. E no! Risponde. La partita di tennis. E risponde: non ci allarghiamo, dice Boswan. Ma Matte risponde e torna primo. E beh, Matte Ventu scrive a Boswan: Non mi provocare. Oh, telecronaca così. E Boswan dice: sono di buon umore. Attenzione, ragazzi, signori. Spandi foma, attenzione. Dai, spammate foma. Grazie mille, Franzonic. Grazie mille, Xela. E grazie mille, Luca, per il Prime. Benvenuto. E siamo a 2963. Ne mancano solo 37 e arriva la muzzolona. Ne mancano solo 37 e Matte Ventu ha sorpassato di nuovo Boswan. Si è fatto sentire e ha fatto capire chi è davanti. Grazie mille. Bello, clandestino. Mi fa piacere che te e Alice vi siete messi insieme.
Adesso tocca a Matteo con Lisa. Attenzione, dichiarazioni forte, vorresti dire qualcosa? A bordo del pandino. Attenzione, Matte Ventu no. Provoca Boswan. Provoca Boswan dicendo non mi raggiungerai mai. Incredibile. Ma Boswan non molla. Oddio. Boswan non molla, torna testa, primo, c'ha la mentalità, fuma mentalità Boswan, torna primo, grazie mille Boswan, torna primo e scrive, vediamo se scrive, attenzione, si provocano i due, primi bomboni a destra e a sinistra, ma Matte Ventu non ci sta, qualcosa di clamoroso alla Stardust House Arena, attenzione, scusa Matte Ventu risponde e torna primo e Boswan è dietro, vediamo se accende il DRS per fare il controsorpasso e mancano 27 sub ad Alice in Live, qualcosa di clamoroso, ci stanno regalando spettacolo questi due fenomeni, arriva. Messi da una parte Cristiano Ronaldo dall'altra, chi sarà il più grande? Attenzione, sta succedendo di tutto, ho le vene che scoppiano, guardate il mio collo, qualcosa di clamoroso, torna davanti Matte Ventu e Boswan ci sta o non ci sta? Vediamo, non ci sta e mette il muso davanti e Boswan torna davanti di cattiveria 2979 ne mancano 21 e te l'ho detto oggi sono di buon umore, non mi provocare, oddio no, ne mancano 11 fuori ne mancano... Attenzione, incredibile, è sbucata, ha capito che c'era situazione, Matte Ventu risponde con 10, ne mancano 11, signora Campolunghi, ne mancano 11, buonasera, ragazzi è tornato davanti, madonna che figa, che strano, adesso la facciamo sedere. No, ragazzi, ci sono delle priorità da rispettare. Fuori! Ti amo, ma qui c'è una guerra. Ci vediamo. C'è una guerra. Boswan è tornato sotto. No. C'è ancora il 18 attaccato. E c'è il 18 attaccato. Minchia, come che me l'ho cacciata. Attenzione, vediamo, ragazzi, signori. Ha risposto Boswan, è tornato davanti. Allora, come al solito, adesso facciamo la bagarre. Come l'altra volta, vi ricordate? Adesso metto il cronometro a un minuto. Ogni 5 sub a lungo di 30 secondi. Allora, dov'è il cronometro? No, dov'è? Benvenuto. Timer. Del pandino. Timer, grazie. Mettiamo 1 minuto. 3, 4, 5 per la sub. Un minuto. Vediamo chi vince. È tornato Boswan ancora, Matte Ventu gli ha risposto. Ecco, un minuto. Non capisco. Boswan e Matte Ventu rispondono e controrispondono. Quindi 30 e 30 e si allunga di 30 secondi. Incredibile. Alice? No, quando finisce il timer entra Alice. Okay. Allora, attenzione. Quindi, timer, si allunga. Oddio! E rimane ancora un minuto. Matte Ventu controbatte. E adesso c'è primo Boswan, signori. Boswan potrebbe avere la vittoria. Boswan potrebbe avere la vittoria. No, adesso. No, ragazzi, facciamolo così. Il gioco lo facciamo dopo. Lo facciamo dopo, dai. Portiamo Alice. Alice! Benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille a Isra Marzia. Grazie mille. Allora, ragazzuoli, adesso siccome lo so che dobbiamo fare, così. Appena Matte va su a lavarsi, così iniziamo l'intervista con Alice, che ragazzi, vuole farci tipo un miliardo di domande. Allora, aspettate che adesso rimetto il cazzo. Ora? Poi la prego, chat prego. Ti vuole. La chat ti vuole. Tanto adesso lo so io. Allora, aspetta. Prego. Spendo. Allora, un attimo. Ok. Un attimo. Dai, fate gli auguri anche ad Alice, chat. Chat, adesso voglio che fate anche gli auguri ad Alice, eh. Aspetta, arrivo. Porca miseria.
Allora, allora facciamo così. Ecco, mettiamola così. Tac. Eccola. Allora, Luca, attento adesso, minchia, devo stare attento a quello che dico, porca puttana. Allora. Comunque, minchia, adesso già ti tradisce. Già mi tradisce. Incredibile. Allora. E Matteo tradisce Elisa, su. Espulsione per la Muzzolona, no? Aspetta. Capisco che cazzo dicono, parlano a bassa voce. Un attimo, certo. Allora. Niente, ci fa aspettare più del Papa la Muzzolona, aspetta. Ma chi cazzo ha messo sto 18 qua? Allora aspetta, devo fare la presentazione. Signori, vi voglio presentare una persona. Forse l'avete già vista, forse la stavate attendendo. Signori e signori, vi annuncio, aspetta un attimo. Io come vi annuncio, mia nonna, se vi annuncio, con la maglia numero 9, entra per noi Alice Muzza. Alice Muzza. Sì. Alice Muzza. Prego! Vogliatemi bene perché sono scappata dal compleanno di mio fratello per venire. Grazie mille, vibes! E guarda che personalità, guarda! Sboom! Allora. Alice e Luca siete bellissimi. Vi auguro il meglio. Grazie ad entrambi. Grazie. Ecco, adesso parte lo spam di auguri. Lo sai che ti ho difeso fino al midollo? Per cosa? Chiedi alla chat come ho parlato prima di te, Elisa. Chat! Dite un attimo. Dite un attimo. Che brutta sedia. Dite un attimo, Xiaomi. Ragazzi, ci sarà Luigi in live, non so che dire. Allora, aspettate. Ma la verestra. Allora, aspetta. Ok, andiamo per lo stadio, perché vabbè, praticamente vi ho difeso fino al midollo. Cosa hai detto? Ho detto semplicemente che, cioè, non è normale che due ragazze, solo perché vanno allo stadio, vengono attaccate, perché il calcio è uno sport maschilista. Io semplicemente c'ho il personaggio che vi piglio per il culo così, e ho sparato una cagata dicendo che tu pensi, cioè, grazie mille Rolex, che ho detto che tu pensi che se la palla colpisce l'esterno della rete, quindi era una, l'ho detto che era una cagata. No, ma poi ma ci sta lo scherzo, poi la gente si accanisce e mette le clip che vuole. Luca è un signore. Mannaggia ste pubblicità, ragazzi, non so che dire. Allora, grazie Fante. Luca e Alice, siete bellissimi. Grazie mille, bacio. No. Vogliono il bacio, ti posso dare un bacino? Benvenuto. Come no? A bordo del pandino. No, allora, no, prima voglio chiarire una cosa, poi ti do un bacino. C'è la clip, l'hanno già messa? Vabbè, prima voglio chiedere una cosa. Io sono juventina da quando sono nata, perché la mia famiglia è juventina. L'ho già detto. Io vado allo stadio da quando sono piccola. L'ho già detto. Quindi è impossibile che io pensi che se la palla tocca rete esterna è gol. L'ho già detto. Vabbè, lo dico pure. L'ho già detto, ma loro hanno capito che era uno scherzo. È la gente che a caso. È Luca che scrive cavolate, che dice cavolate per fare un po' di content, a quanto pare. Luca, da ridire, guardalo. Ah, Luca ha ragione. Guardalo. Ti faccio vedere, aspetta. Togli quella roba là per. Sì, sì. Ma ragazzi, allora guarda, senti cosa ha detto il tuo Lucone. Vai.
Senti cosa... è dall'altra parte. Porca miseria. Che cazzo devo fare? Togli un attimo cattura schermo. PlayStation. PlayStation. Dove cazzo è? Ma giralo, cambia cosa. Ma sì. Qua, metti di qua. Oggi Luca si è un po'... Ah, porca puttana. Oh! Non ho capito cosa stai facendo. Ah, ti faccio vedere. Vabbè, al contrario. Senti. Ma ragazzi, cioè, semplicemente la gente è invidiosa, grazie mille Simo per il 100, la gente è invidiosa e frustrata per il semplice fatto che magari qualcuno non può andare e loro che possono permetterselo bisogna insultarle solo perché sono femmine. Grazie mille Tommy Rosazza. E vorrei che qualcuno facesse la clip su questa cosa da mettere virale su TikTok. Perché la gente quando... Auto Joel, grazie mille per la sub. Perché no? Perché mi ha dato fastidio vedere la clip. Mi ha dato un sacco vedere la clip dove io dico che Alice pensa che se la palla tocca la rete esterna è gol. Quando semplicemente stavo scherzando, la stavo pigliando per il culo a caso. C'è una cosa che non ha mai detto. Solo che la gente estrapola quello che vuole dalla clip e dice quello che vuole. Cioè, questa clip dovreste metterla su TikTok per far capire caso. Ma ragazzi, sono un signore. Semplicemente sono un signore. Comunque ho capito che non devo dire più cagate, perché sennò... Voi sapete quanto ho litigato con Luca per sta cagata che ha detto? No, infatti. Lasciamo perdere, mi ha massacrato. Comunque, ma vai, la chat è... non scusa. Comunque, è vero, bacino. Che bello dare un bacino a Luca. Holland! Vabbè, dai, ve l'ho detto. Che glielo davo un bacino. Quindi dobbiamo rispondere alle domande, eh? Allora, Dobbiamo rispondere delle domande, eh? Sì, allora, perché giustamente tutta la gente ha iniziato a chiedermi. Da quando state insieme? Come è nata? Come vi siete conosciuti? Quindi ho detto, non dico un cazzo. Quando viene Alice vi racconta lei, sennò io poi dico cose che esatto. Lei non va bene, così quindi faccio fare lei. Quindi adesso Luca si inventa le sue cavolate, gente di TikTok, per content, quando vi venite in live su Twitch, che vi raccontiamo tutto. Come è nata? Come si è evoluta nel corso. No, che limone, per cortesia, quelle sono cose intime e private. Quindi, allora, vuoi iniziare? Farei, ragazzi, parla Alice, sennò io poi dico. Ah, e ricordiamo che l'ho detto, a 3100 facciamo la live con i Fantastici 4, ovvero io, Alice, Lisa e Matteo. E poi organizzeremo forse per la maratona. Dove le leggo le domande? No, tu inizia a raccontare, vogliono un racconto proprio. Ragazzi, volete fare domande mirate o un racconto? Esatto, fate proprio... Cioè, scegliete come si... Tommy, sondaggino! Esatto. Sondaggino, domande o racconto? Guarda, tutti che vogliono il racconto, beh, giustamente. Ma basta, ma non chiedetemi di palparle il culo, ma siete delle bestie. Racconto. No, non fare il sondaggio, vogliono tutti il racconto. Bordo del pandino. Grazie mille, allora. Giovanni Mongoli, grazie mille per il prime. Allora. Vai. Allora. Ma dall'inizio? Dall'inizio. Poi riassunto breve. Da quando ti ho scritto il primo giorno. No, un bel racconto. Ragazzi, un bel racconto. Votate lo stesso. Un bel racconto, sentiamo. Racconto. Vabbè, racconto. Vai. Allora, dico le date, che bello. Che bello Dio. Quando posso dire le date. Si ricorda pure le date. 6 settembre 2021. Luca... Quindi, cioè, un anno e due mesi fa. 6 settembre 2021, Luca decide di scrivere, cioè vedo nei direct una richiesta da parte di un certo Luca Campolunghi. Sono io. Ciao chat. Che io già conoscevo per TikTok, ma non lo seguivo. Però mi piaceva la No, mi seguivi su TikTok. Su TikTok sì, ma su Instagram no. Ah, ok. Su TikTok lo seguivo perché... Aspetta. Non posso fare una domanda? Certo, adesso... Boswan.
No, Boswell ne matto evento, posso fare tutte le domande che voglio. Cioè, se ti chiedono anche, cioè, quanti bene, peli ho sul capo. No. Vabbè, stavo dicendo. Vedo una richiesta, io già lo seguivo perché su TikTok, perché lui, cioè, era una fan della coppia, lui stava con Alessandra e White, ok? Quindi mi piacevano un botto i video che facevano, li seguivo. E quando mi ha scritto sapevo che si era lasciato nel mio stesso periodo, perché entrambi, cioè lui si è lasciato a giugno dopo 9 mesi, io mi sono lasciata a giugno dopo 2 anni. Il destino alle volte, ciao. Vabbè, ci scriviamo e tipo dopo letteralmente due messaggi. La chat voleva un bacino, okay. E la chat va accontentata. Vai. Dopo due messaggi, la chat voleva il bacino. Dopo due messaggi, letteralmente avevamo già organizzato. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille, Gian, per i 2 mesi. Sono felice per voi. Luca lo seguo da quando lavorava all'MC e faceva live su FIFA e video su TikTok lamentandosi dei clienti. Alice la conosco dalle live di Simone con lei e Gaia e mi è stata simpatica dall'inizio. Luca mi faceva spaccare. Anche a me faceva. Grazie mille. Grazie mille, Max. Grazie mille, Max. Vabbè, stavo dicendo, letteralmente dopo due messaggi, quindi lui parte con due fotografie sue dicendo scusami, non è colpa mia. Io attacco un po'. Boswell. Alice, com'è stata la tua sensazione quando ti ha chiesto la prima volta di stare insieme? Oh. Ma qual è stata la tua sensazione quando ti ho chiesto di stare insieme? Non il giorno, non devi dire che giorno, eh. No. Non devi dire che giorno. Devo dire il giorno. No, non il giorno. Qual è stata la tua sensazione quando ti ho chiesto di stare? Grazie mille, Brian. Inaspettato, quindi ero strafelice, ero emozionata. Un po' strano. Cioè, Luca Campolunghi chiede a qualcuno di stare insieme ufficialmente. Vabbè, stavo dicendo. Vai, continua il racconto. Ci sono le pubblicità, mo. Pubblicità. Niente. Pubblicità. Ragazzi, quando mandano le pubblicità, purtroppo, se siete abbonati al canale, le pubblicità non le vedete. Oh. Luca, non ti facevo un romantico? Boswell, alle volte sono romantico anch'io. Alle volte sono romantico anch'io. Continuate, allora, il racconto, ragazzi, sempre. Vai. Vai. Va bene, stavo dicendo. Quindi dopo due messaggi così io approccio anche Chiunque, aspetta, chiunque fa la sub o la donazione col bot può fare la domanda e Alice vi risponde. Vai. Quindi io attacco subito il bottone perché già lo conoscevo, mi stava già simpatico. Letteralmente due messaggi dopo Luca dice: dai, usciamo insieme. E io: certo, come una scema. E 2 giorni dopo era abbagliata dal Pandino, ragazzi. Sì, non andava ancora di moda il Pandino. 2 giorni dopo Luca torna da Roma, perché era a Roma per la partita del cuore, torna da Roma e lo stesso giorno, il pomeriggio, decidiamo di vederci e facciamo tipo a bordo del Pandino. Grazie mille, Valerio. Facciamo tipo il pomeriggio tardi insieme e la cena verso le 10:30, poi sono tornata a casa e la mia sensazione è stata bellissima la prima volta che siamo usciti, perché è una di quelle persone, io ho sempre detto che un suo pregio è il fatto che sia estroverso, quindi non c'è stato un momento vuoto, io parlo tanto, lui parla tanto e quindi abbiamo iniziato, siamo passati da 1000 discorsi, non so se tu ti ricordi che abbiamo passato letteralmente tutti i discorsi mi possibili, ricordo, ma anche quelli che non avevano senso, cioè che al primo appuntamento non dovresti affrontare. Mi ricordo. Lui lo sa che l'ho trovata anche io una ragazza, si spera ora si vedrà. Le sa, cuore viola. Grande Boswell, ti fiamo per te. Siete due logorroici in pratica. Allora, gente di TikTok, se volete sapere come è finito il primo appuntamento, venite in live su Twitch. Vi aspetto. Alice lo dice. Oh. Vabbè, stavo dicendo che abbiamo affrontato un sacco di argomenti e dopo, cioè letteralmente mia mamma mi aveva detto: guarda che sono qui vicino al castello Sforzesco. E gli faccio: ok, allora arrivo. Ci mettiamo lì di fronte al castello. Benvenuto io di fronte a Luca. Pandino. Grazie mille, Bonnie, per i 2 mesi. E io ero lì così che aspettavo solo il bacino. E lui mi ha dato un bacino.
subito dopo io sono arrivata in macchina. Quindi ci siamo baciati al primo appuntamento? Sì. Ah sì? Ah. Bacio, cioè non pensate chissà cosa. Bacino. Solo perché volevo un secondo appuntamento. E quindi... Aspetta. La chat voleva un bacino. Se la chat solo chiede, perché io volevo fare un secondo appuntamento e quindi ho utilizzato la scusa che dargli un 6 a bordo del bandino. Grazie mille Andrei per il Prime. Sapete quando date il contentino, quindi attira un po' più e niente, ho dato il contentino col bacino. Volevo un altro appuntamento del resto, come biasimarla, vabbè. Vabbè, fatto sta che quando sono arrivata in macchina, letteralmente 10 minuti dopo mi arriva un messaggio da Luca dicendo mi sono trovata molto bene, di qua e di là, quindi è stato carino anche. Questo è il primo appuntamento. Lì si è già capito tutto. Ci siamo frequentati, abbiamo iniziato la nostra conoscenza per un paio di settimane, dove letteralmente abbiamo fatto tantissime cose che, cioè in un paio di settimane, tra persone, tra virgolette, appena conosciute non si farebbero. Di solito. No, non quello. Ah, beh, detta così sembrava una mezza porcata. No, vabbè. Nel senso che abbiamo fatto... Letteralmente, lui è venuto a casa mia, io sono andata a casa sua. Non pensate male. Però abbiamo fatto un bozzo di cose da fidanzati quando ci stavamo solo conoscendo. Lo posso fare l'ultima se vuole Alice, poi la smetto di donare? No, continua a donare, Bob. Dai, sto scherzando, potete fare qualunque domanda voi vogliate. Benvenuto, certo che puoi, Bosman. Grazie mille, Samu, grazie mille per il Prime. Ve lo dico già. Se arriviamo a 3100, vi spoileriamo il mese da cui stiamo insieme ufficialmente. Vai, continua a raccontare. Allora, fatto sta che dopo, ti ascolto. Dopo queste 2-3 settimane, sì, vedo Luca un po' allontanarsi. Ah no, mi fa... No, guarda che mi hanno offerto di andare in una house a Roma. È vero, quindi... non è che... Dai, ti prego. Vabbè, mi hanno offerto di andare in una house a Roma. Dovevo trasferirmi a Roma, ragazzi. Quindi, niente, cioè, vedremo come andrà. Mi dovrò trasferire tipo ottobre-novembre. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille, Nico. E gli faccio, vabbè, cioè, se deve andare così, andrà così. Vedo Luca allontanarsi nei giorni successivi e dico, va bene. E quindi decido di scrivergli un messaggio. Grazie mille, Spamassi. Decido di scrivergli un messaggio con scritto tipo: guardate, non guarda, vedo che non sta più funzionando la cosa. Ci siamo conosciuti, basta. Cioè, può finire così per me. Quanto sei stata felice di metterti con Luca da 1 a 10? 10. Vabbè, e niente, gli scrivo, vabbè, tra virgolette, per smollare un po' la cosa, e lui fa, ok, tipo, no, lo so, mi fa, lo so, a bordo del mi ricordo pandino. Anche il messaggio, grazie mille Alberto, mi scrive, lo so, 3 puntini con la faccia triste, basta, cioè non è che scrive tipo qualcosa per dire, no, ma guarda che voglio conoscerti ancora, no, scrive, lo so, e ci sei rimasta malissimo. Ero consapevole. E niente, ottobre nessuno sente più nessuno. Fine ottobre, inizio novembre, Luca mi ricontatta. L'ha ricontatto. Benvenuto Luca signore. Grazie mille, Manus. Siete bellissimi. Grazie. Insieme. Grazie. E mi ricontatta e io dico: vabbè, non mi fido di lui. Però, perché non scrivergli? Ci scriviamo anche lì un paio di settimane senza neanche incontrarci. Perché cosa che avevi? Avevi qualcosa alla gamba, secondo me. Ti eri fatto male alla gamba. Strano. Quindi non poteva uscire e io non ho pensato al fatto che mi scrivesse per noia. Oddio! Grande Boswan! Grazie mille per le 5 sub giftate. E attenzione, perché aspetta. Vorrei fare un check. Boswan è arrivato a 405 sub giftate al canale. Ragazzi, sta cercando di recuperare Matteventu. Big clap. Vabbè,
Big clap ed è primo. Vabbè, fatto sta che Luca probabilmente mi aveva scritto solo per noia perché non potevo uscire di casa, quindi un paio di settimane così ci siamo fatti scrivendoci, basta. Il giorno in cui dopo queste ha scritto Boswan. Quando scrivono Boswan e Mattevento bisogna rispondere. Serio, sì, Boswan, te ne mancano tipo 250 e hai recuperato Mattevento. C'è qualcosa di incredibile nel giro di una settimana. Siamo solo a ottobre dell'anno, a novembre dell'anno scorso. Appunto, è lungo, abbiamo tutta la notte. No, non è vero, però vai. No, no, lo racconto in breve. Cioè, vi racconto le cose più succulente. Oddio! Oddio! Mattevento, grazie! Grazie mille per le 5 sub gizzate al canale. Fatto sta che... Luca, quanto sono? 651. Benvenuto a bordo del sei a più 250 da Boswan. Grazie mille Luca Rasa 99 per la sub, vai. Fatto sta che lui decide, no, cos'è? Ah sì, il giorno in cui mi videochiama. Oddio! Bene, grazie. No. Grazie mille Manu, ti amo. Grazie mille. Vabbè, il giorno in cui lui mi videochiama perché stava andando al fisioterapista e mi dice: no, guarda, che io voglio farlo, se voglio prenderti seriamente, voglio riscriverti e tutto. Io ci credo, gli faccio, va bene. Il tipo un'oretta dopo così gli scrivo: posso farti una domanda? Lui mi fa: sì, benvenuto sì, certo. A bordo gli faccio una domanda. E lui, grazie Flavio, e lui non mi risponde più. Basta, ghost. Perché? Quindi ti voglio prendere seriamente tutto, ghost. Mi hai costato. Minchia, era una merda però. Mi hai costato. Era una merda. Sì. Ma perché? Vabbè. Mi hai costato. Fatto sta che niente. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille, Gabbo Marte. Figa, ma era una merda, ragazzi. Vedo, vabbè, poi passa un altro mese, non, a dicembre nessuno si caga più l'altro. Arriviamo a gennaio, tipo i primi, non so, il 5 o il 6 forse, non me lo ricordo esattamente lì, forse il 9, boh, vabbè. E qualcuno si fa risentire. Ancora, mi sono fatto risentire ancora. Siamo già la terza volta. C'è... Figa, ero proprio innamorato però. Sì, innamorato. Vabbè, che periodo siamo qua? Luca signore, gennaio. Bravo Matte. È gennaio. Si fa risentire entrando in una mia diretta su TikTok. Inizia io non mi ricordo, così... ero con Borlini in macchina. Vabbè, inizia così a riscrivermi di nuovo. E ci rivediamo e scatta un bacio. Così a caso. Scatta un bacino e poi Luca mi dice di nuovo: voglio prenderti seriamente. E io: non ti credo. Vabbè, fatto sta che però non una cosa tira l'altra, abbiamo iniziato a frequentarci e siamo durati fine gennaio, febbraio, marzo. Fine marzo decido di lasciarlo dopo aver scoperto una cosa che mi ha fatto letteralmente schifo. Decido di lasciarlo. Benvenuto e quindi... a bordo del Pandino. Grazie mille Goyard. Ti voglio bene. Grazie vabbè, mille. Fine marzo decido di lasciarlo perché aveva fatto una cosa che mi ha fatto stare tanto male. E quindi... Un disastro, ragazzi. Alan è stato un macello, un disastro. E Alan ha fatto un macello. Lui si scusa, eccetera. Posso raccontarlo del fatto che sei venuto a casa mia? Del fatto? Che sei venuto a casa mia quella sera? No. Sì. Posso? No, dici o no? Allora ragazzi, se volete sentire la parte del racconto e il bacino ad Alice, venite in live su Twitch, vi aspetto. Luca trattino basso campo lungo. Allora, fatto sta che la sera in cui ho scoperto una cosa che mi ha fatto schifo, lui si è fatto trovare all'1:30 di notte sotto casa mia per scusarsi. E io gli ho detto: se sì, vai tranquillo, ciao. Quindi l'ho lasciato. Oh, grazie mille Boswan, grazie mille. Cosa hai scoperto? Giustamente tutti dicono cosa hai scoperto. Per privacy non dico esattamente cosa ho scoperto, soltanto dico che io in quel periodo stavo male. Per una cosa, non dico cosa è successo perché io sono stata male per un periodo, sono andata anche dalla psicologa, non ma non per lui, ma per un'altra cosa, e lui ha fatto la cosa che mi faceva più soffrire al mondo, quindi
bomba. Non nulla contro di me, cioè non mi ha, non pensate cose strane, però è una cosa che a me andava. Vabbè, in poche parole, lei stava male per una cosa e io tipo me ne sono fregato altamente. Me ne sono... Vabbè. Poi niente, è una cosa mia di famiglia. Lui ha deciso di fare la cosa, questa cosa qui. E quindi io ho detto: va bene, sai che c'è? Ti lascio. Viene sotto a casa mia a piangere, dicendomi no, scusami, eccetera. E io ho detto: benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille, da fiera. Minchia. Vabbè, viene sotto a casa mia a scusarsi. Super eccetera. F per Luca. Luca piangendo. Aspetta, però, guarda. Da lì Luca divenne un signore. Posso dire che quasi avete ragione? Grazie mille. Vabbè, fatto sta che io l'ho mandato comunque a casa sua. Vabbè, infatti non voglio più sentirti. Grazie mille, Salvatore il pastore. Non voglio più pastore. Non voglio più sentirti, quindi lui non si è più fatto. Non è vero. Lui ci ha continuato a provare. E io da lì mi sono fatta la mia vita, lasciandolo completamente. Però aspetta, cos'è successo? Diciamo poi cos'è successo. A marzo è finita. Ragazzi, io ad aprile ho vinto il pallone d'oro di TikTok e da lì la mia vita è svoltata. Vai, continua. Vabbè. Non ci sentiamo ad aprile, ci sentiamo inizio maggio, ma perché sono andata a RDS Next, dove adesso conduco, però prima ero un ospite di Fratino e Patrizio e in quella trasmissione Luca decide di infiltrarsi e quindi eravamo io, Luca, Fratino e Patrizio. Ovviamente era una cosa per riavvicinarsi, dopo siamo andati pure a fare una benvenuto pizza insieme. A bordo del pandino. Grazie mille, Cix. Siete stupendi. Grazie. Grazie. Siamo andati subito dopo la trasmissione a fare un aperitivo e lì ho scoperto un'altra cosa, un'altra bugia, perché Luca è un bugiardo patentato. E gli faccio: ehi, sai che c'è? Non ti voglio più neanche come amico. Era solo per recuperare i rapporti. Ma... Grazie mille, Xeno. Grazie mille. Un disastro. No, perché un io disastro. L'ho sempre detto: una cosa che mi sta altamente sulle ballottoline sono le persone false. E lui si è dimostrato tale in quei mesi. Possiamo dire stagione 2021-2022 è un disastro. Lui si è dimostrato tale. Quindi faccio: neanche più amici possiamo essere top. E quindi io, vabbè, inizio un'altra frequentazione. Così lui ne inizia un'altra. È vero? Di una. La signorina ha iniziato a frequentarsi con uno mentre io stavo male per lei. Ma se tu ti stavi frequentando con tre probabilmente contemporaneamente, che bello. Però tanto stava male per me. Va bene. Vabbè, Luca pierde in più scarpe, si a cavolo. Poi vabbè, decide di frequentarsi seriamente con una persona. Bambino. E nel mentre. Grazie mille, Andrev. Grazie mille di cuore, grazie mille di cuore, grazie mille. No, vabbè, niente. Subito dopo io finisco la mia frequentazione. Luca pensa per tre, no, luglio, non dice cagate. Io giugno e luglio faccio la mia frequentazione, tipo fine maggio, giugno e luglio faccio la mia frequentazione, lui stessa cosa. Fine luglio decidiamo. Entrambi finisce questa frequentazione da parte di entrambi. Io la mia e lui la sua. Ogni volta grazie mille Luca, ti amo. Vabbè. Grazie mille. Ogni volta finivamo le nostre frequentazioni di relazione nello stesso periodo. Era cioè, destino, era destino, amore, era destino. Agosto. Alan ha sempre bisogno di segnare, non importa quale sia la porta. No, 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 ragazzi. Cioè. Agosto ci facciamo le nostre vacanze con i nostri amici e lui continua a ricontattarmi di qua e di là. E io. Ma chi te sei? In culo. No, alto, prima che scrivete. Ragazzi, quando mi sono frequentato con Martina Dell'Anna, non scrivete robe a caso. Cioè, Martina è una bellissima, una bravissima ragazza, l'ho sempre detto anche ad Alice. Cioè, quindi non iniziate a scrivere cose aspetta. A caso. Vai. È vero, ci siamo rivisti a luglio, inizio luglio, credo. Per la festa di Stardust di fine anno. Oddio! Grazie mille, Luca, ti amo. Grazie mille per le 5 sub gift del canale. Guardami. Porca miseria, vai. Vabbè, fatto sta che quando ci siamo rivisti per la festa di fine anno di Stardust, perché io sarei dovuta entrare in Stardust, non ero ancora certo. Lutu e Ali, fate un ciao a una persona per me. Vai, Boswell, a chi?
E lo, ci incontriamo, io non ne volevo sentire, non volevo parlarci sinceramente. Grazie Ricky. A 3100 limone. No ragazzi, il limone è una cosa privata. Vabbè, e quel giorno Luca a tutti i costi voleva parlarmi per, non so, raccontare la sua vita, farsi raccontare intanto la mia, perché volevi sapere tutto ovviamente. No, ma perché mi dispiaceva non avere più rapporto con te. Vabbè. E lì era appunto inizio luglio e io a quel momento sapevo che si stava frequentando con Martina e quindi li faccio tutta carina. Ma intanto è finita Cremonese Milan, parlando di cose serie, 0-0. Vabbè. Il Milan stecca a Cremona e il Napoli vola. Vabbè, fatto sta che no. Fatto sta che in quella mini chiacchierata che ci siamo fatti di qualche minuto, cioè di tipo una quindicina di minuti, in quella chiacchierata lì lui mi ha raccontato di Martina, io gli ho raccontato del tipo con cui mi stavo sentendo così, e gli faccio: trattala bene Martina, perché sembra una bellissima ragazza, così è tutta molto carina. Puoi dire ciao Erika Venturino. Ciao Erika Venturino. Vabbè, e quindi io tutta carina gli faccio: tratta bene Martina perché sembra una bellissima persona, così. E lui: sì, la tratto bene, eccetera, sono cambiato, sono risolti cose. Vabbè, finisce entrambe la frequentazione, entrambe le nostre frequentazioni a fine luglio. Agosto ognuno si fa la propria vita, lui mi ricontatta, continua a ricontattarmi, scassa valle tutto il tempo. A settembre, tipo a metà settembre, decidiamo di uscire a casa. In realtà io ero appena tornata da una cosa che avevo fatto, una trasferta con RDS Next. Decidiamo di uscire, quindi lì si rinota la complicità, così, e non succede assolutamente niente. Si rinota la complicità nel parlare, il fatto che noi siamo molto, come si dice, logorroici? Parlare, boh. Comunque, compatibili. Sì, siamo anche su sta cosa, siamo molto simili, cioè parliamo tanto e ci troviamo su tantissime cose. Quindi riniziamo a conoscerci nuovamente, riscoprirci. E poi da lì è iniziato tutto. Cioè Luca ha iniziato a fare il romantico, a essere un sottone. Cioè vi dico solo che per tipo qualche giorno Luca si scriveva, mi scriveva messaggi e si rispondeva da solo. Mi odiavi? No, a settembre così Luca si scriveva messaggi e si rispondeva da solo, perché sapeva che non volevo avere niente a che fare con lui comunque. Gennaio vi lasciate easy. No, ve l'ho detto ragazzi, Alice è la donna della mia vita. Se no è impossibile. Io non ho mai dato corda a nessuna ragazza. Lei letteralmente, ho sempre fatto di tutto per non perderla mai. Che poi vabbè, sempre. Vai avanti, vai. Certo, mi cercava, poi faceva una cavolata. Mi ricercava, faceva una cavolata. È umano sbagliare, umano. Sì, un po' troppe volte. Luca, ma io voglio incontrarti, ma non so dove, faccina esausta. Grazie mille, Luca. Grazie mille di cuore. Scrivi un'email a Stardust. Sicuramente riesci a organizzarlo. Vabbè. Fatto sta che Luca, non fare troppo il dolce, ricorda che tu sei Alan, vero? No, esatto, no, in realtà in sti mesi è stato lui il più dolce alla coppia. Cioè nelle live voi vedevate me dolce, ma perché io sono molto affettuosa. Cioè letteralmente sono una cozza. Però lui è stato il più dolce fuori dalle live, è sempre stato lui il più dolce. Lui a cercarmi, lui a scrivermi, lui a coccolarmi tutto il tempo. Cioè ha proprio voluto riconquistarmi in tutti i modi possibili. E niente, fino a che un giorno ha deciso: ehi, ci mettiamo insieme. No, fa: ehi, penso di amarti, ci mettiamo insieme. Cioè, non è stato: ehi, penso di amarti, ci mettiamo insieme. No, è stato, diciamo, molto che carino. Glielo ho detto in una bella tutto. Dinamica. Ha fatto... Per pensare male, però. L'ho chiesto in una bella dinamica, ragazzi. Fa pensare male, non pensate male. Entro le 23 arrivi a 3100 urli, forza Napoli, mi mandate un bacio, mi chiamo Pietro. Va bene. E ragazzi, ve lo dico, se arriviamo anche a 3100, vi diciamo il mese in cui ci siamo messi insieme. Luca, ma quando ti fai biondo? L'ho detto ragazzi, per il semplice fatto che sta settimana sono pieno di brand e lavori da fare, eventi. Purtroppo devo tenere sto colore di capelli. Appena c'ho una settimana libera lo faccio. Vabbè. Non ho problemi ragazzi. Fatto sta, sbombolarmi i capelli. Che poi cosa è successo?
Vabbè, poi ci siamo messi insieme e noi in realtà stiamo insieme da un po', però volevamo aspettare un pochino per dirvelo, perché abbiamo detto ok, bene tutto, però abbiamo fatto un anno di tira e molla, quindi vediamo come vanno questi mesi e poi diciamo una cosa. Che carina. Che carina. Bel racconto. Un bel racconto. Luca, sei uomo meno dolce, ammonito. No, no. No, non sono che tanti mesi. Vi ho detto che a settembre ci siamo riniziati a frequentare, cioè fate un po' i calcoli. Alice ha messo su Insta il TikTok quando vi siete fidanzati. Vero? Era quel giorno lì. Vabbè, se potete, no, però, possono fare i conti in realtà, perché abbiamo detto. Infatti stanno facendo i conti, ma l'hanno sbagliato. L'hanno sbagliato. Qual era la dinamica? No, raga, è sbagliata la data. Era un momento romantico, era un momento romantico. Era un momento romantico, sono stato bravo. No, il TikTok l'abbiamo pubblicato dopo, ma... Hai fatto bene ad ufficializzare dopo, sapendo che la cosa era seria al 100%. Esatto. E io... Allora, posso dire che... sono innamorato perso di Alice da settembre. Allora, diciamo che mi hai sempre voluto. Diciamo che ho sempre fatto di tutto per non perderla, anche quando Luca ora si è maturato, si vede, bravo. Bravo, questa è la mentalità. Bravo, questa this is mentalità. Vabbè. No, abbiamo avuto proprio un tira e molla da più di un anno, cioè, non so. Fatto pure il suo numero. Ragazzi, volete che gliela faccio indossare alla YouTuber League? Vero, sarà presente alla YouTuber League. Ragazzi, volete che gliela faccio indossare alla YouTuber League parlando di cose serie? Luca, mentalità da campione, sì, 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 sì. E io l'ho detto anche, lo sai che se arriviamo a 3100 ti dedico un gol alla YouTuber League, se segno. Ma sì, se no lo dedico a lasagna. Il ripiego, poverina. No, perché lasagna, che ripiego? Lasagna non è mai un ripiego, ragazza. Assolutamente. Grazie, Boswan. Incredibile, incredibile comunque. Boswan, ragazzi, a meno 250 dal primo posto di Matte Ventu in una sola settimana. Stavolta si può dire contro chi giocate? Sì, la finale di Juve-Lazio. Juve-Lazio. Lo sanno, lo sanno. Quindi io e Luca andremo a Roma. A Roma per la finale. A Roma. Domani sera uscirà il post di Marconi dove annuncerà. Vabbè, fatto sta che siamo qui. Amo. No, amo, non è possibile. Oh! Ragazzi, ragazzi, io lì adesso vi comunichiamo una cosa importante. Venite in live su Twitch. Bene, basta, ho fatto troppo. Cos'è che hai preso? Ho preso no, comunque è assurdo, perché tutti hanno sbagliato la data? No, perché il TikTok l'abbiamo fatto uscire dopo. Ah, ecco perché. Perché il TikTok che ho fatto l'ho fatto il giorno in cui ci siamo fidanzati, ma non l'ho messo nello stesso giorno, l'ho messo nelle bozze, l'ho messo, cioè non l'ho messo il giorno stesso. No, 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 giuro, lo scrivete tutti, non stiamo insieme dal 2 ottobre, ve lo giuro su quello che volete. È lì vicino, ma non è che, cioè è lì vicino, l'avete capito, ma non ci siamo fidanzati il 2 ottobre, anche perché il 2 ottobre è l'anniversario della mia migliore amica, quindi non le esatto, sì. Esatto, perché io tengo, cioè, queste cose. Avresti detto di no. No, ti avrei detto ok, però aspettiamo. Ma che poi non avete. Benvenuto a bordo del partito. Grazie mille, Marco. Che poi non avete idea di cosa mi ha detto Alice l'esatto momento. Osti. Dov'è? 3 o 4. Benvenuto a bordo del. Grazie partito. Mille, Biagio. Grazie mille, Biagio 05. La foto con le maglie. È vero, è vero, è vero. Fai così.
Avete fatto lo screen? Avete fatto lo screen? Vabbè, se avete domande potete farle, cioè non so se vi sono... Ragazzi, mandatelo, mettete le clip su TikTok, mandatemi lo screen in direct, mandatelo ad Alice. Ragazzi, stupendo. Qualsiasi domanda adesso rispondo. Anzi, dato che... Grazie mille, Anna! Vai, anzi così. Faremo un quiz a Luca sul... Sul? Su quanto mi conosce. No, su quanto conosce la nostra relazione. Ok, vai, ci sto. Grazie mille, Paolo! Grazie mille per il Prime! Oh madonna, non farmi ste domande che mi metti in difficoltà. Vabbè dai, sono benvenuto pronto. A bordo sono del pronto. Pandino. Grazie mille, Teocarra 05. Allora. Mille. Cosa allora? Aspetta. Vai. Oh. Luca, io vado a dormire e sapetelo che io vi voglio troppo bene. Buonanotte, pollice in su. Grazie mille Luca, ti amo. Oh, Boswan. Luca, come ti ringrazio perché grazie a te ho conosciuto un paio di persone e grazie a te spero che una di lei glielo chiedo qua mi voglia conoscere meglio voi. Cuore di ore. Grazie mille Boswan, grazie mille di cuore. Che bellini. Grazie. Matte ha paura che Boswan possa superarlo. Oh, gliene manca solo 250, non è lontano, Cioè, considerando gli inizi, non è lontano, porca troia. Ogni domanda che azzecca mi dai un bacio. Vai. Vai, ragazzi, almeno sono... Sto cercando le domande. Ah, eccolo. Qua, dov'è che era quando si è visto? Tipo qua? Sì. Mi è caduto il telefono. Mi ricordo, mi è caduto il telefono così, si vedeva e tutti hanno messo lo screen. Vai ragazzi, ce la possiamo fare. Ti giuro, me la sto facendo addosso, ho paura che Boswan possa superarmi. Matteo, non so cosa scrivere per cercarle. Vai. Dammi tanto il tuo telefono perché il mio è scarico. Fammi mettere il telefono a carico. Dai, stupido. Fa così ma me lo fa vedere ogni volta. Toh. Ragazzi, è finita la relazione. Non ho sentito cosa hai detto, Lu. No, Boswan, ho detto che Matte Ventu ha paura che tu possa superarlo perché sei solo a meno 250. Benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille, Filigiasi, ha paura che tu possa... Avversario proprio durante il gran giorno. Vero, vero. No, perché ha paura che tu possa diventare il... Benvenuto a bordo del... Grazie pandino. Mille, Francesco, il primo donatore del canale. Ah no, ti ho ringraziato per quello che hai detto. Ah madonna, che domande devi fare? Non lo so, le sto cercando. Non è che mi stai guardando le chat con le amanti? Sì. Benvenuto a bordo del pandino. Grazie Gabri per i 7 mesi. Ti seguo da quando giocavi a FIFA e facevi aprire paca a tuo papà e comunque dove compri le maglie? Allo store della Juventus, Campoluzza nel cuore. Quanto è bello Campoluzza. Benvenuto a bordo del pandino. Il Campoluzza. Stupendi, grazie mille Winded Mark 159. Grazie mille di cuore. Oh, vabbè, che cioè, tra 25 ore è il mio compleanno. Tipo, qual è il mio cibo preferito così, Quello che vuoi. Ogni domanda che faccio giusta un bacino, Sono carico. No, boss, l'ho detto prima quando hai donato i 100, ti ho ringraziato, mi ha fatto piacere che hai conosciuto due persone. No, vai. Però pensavo si fosse visto qualcosa, ma allora, vabbè. Qual è il mio segno zodiacale? Ehi, cade il pero. Allora, sei nata il 3 giugno. Non leggere, però. Cazzo. Minchia, l'oroscopo non so un cazzo. 3 giugno, che cazzo sarai? Dunque me ne freghi molto, però. 3 giugno, che cazzo sei? Se non devi solo perché hai letto. Non leggo un cazzo. Dai. Dillo, dinne uno. Lo sai o no? Gemelli o Vergine? Dillo. Gemelli. Lo sai, l'hai letto. No, giuro. Te lo giuro su mia madre. Non c'è Vergine di fianco. Te lo giuro. Te lo giuro. Te lo giuro su quello che vuoi. Dici che mi vorrà conoscere meglio. Te lo auguro, Boswan. Te lo auguro. Prima domanda, bacino. Uno era. Vamos. Alan fa solo triplette, mi spiace.
Vai. E la prima ci siamo. Quanti Vai. Fratelli, sorelle ho e il nome? Hai un fratello che si chiama Nicolas. Hai una so- di che anno è? Del 2004. Bravo. E hai una sorella che si chiama Rebecca. Roberta. No, Rebecca. Rebecca. Hai una sorella che si chiama Rebecca ed è del 1998. Bravo. Più grande di te. Vamos! Vamos! Cazzo, sono forte. Vai. La mia città preferita nel mondo. New York. No. Buenos Aires. È una delle tante. Buenos Aires. Non ci sono mai stata, la vorrei visitare, quindi dai, 0,5. Dille un'altra. Va bene, New York e Londra, se lo posso dire. Ok, l'ultima. Ci sta? L'ultima, dai. Ci sta, figa, ci sta. Ma non hai detto una principale. No, non mi piace Parigi. Allora. Cioè, non l'ho vista bene, secondo me. Parigi ho detto non mi piace, New York, Buenos Aires e Londra. Lu, che ne pensi di mettere la sua maglietta tua alla youtuber lì, della e la tua? No. È una S. Dai. Boh, Roma. No. Dubai. No, non posso dire dove ci sono già stata. Barcellona. Los Angeles, dai, va bene. Vabbè, un bacino. No, metà. Lo vuole la chat. Così per disbrego, mezzo labbro. Vabbè, dai. Vabbè, però comunque New York e Londra vanno bene. Buenos Aires però non l'ho ancora visitata, quindi non ti so dire semplicemente. Vabbè, vabbè, vai, vai, vai avanti, sono carico, chat. Aiutatemi voi, chat, vai. Ho tatuaggi, se sì, dove, quale, eccetera. Hai una rosa sul costato, vicino al seno, dedicata a tuo nonno. E? Luca, un'ultima cosa, io nonna. Sarei felicissimo se mi scrivi su WhatsApp, giuro che non do il numero a nessuno. Sì. Non posso, Luca, perché il mio numero aziendale ce l'ho con il mio manager. Oh! Oh shit, grazie mille Augu, grazie mille per il Prime. Grazie mille per il Prime, grazie mille di cuore. Oddio, Boswan on fire. 5. Metti il telefono a caricare, amore, te l'ho dato apposta per metterlo a caricare. E ne mancano 240, signori. Mancano 240 a Boswan per diventare il numero uno del canale. Grazie mille, Lorenzo. Vabbè, quindi cosa grazie mille per la sub giftata. Cosa ti ho chiesto? Ah, tatuaggio che hai dedicato ai miei nonni. Bacino, direi. Cos'è? Una rosa con scritto? Oddio! Oddio? No, no, non credo che ho scritto oddio. Grazie mille, Nico. Grazie mille per la sub gittata. Una rosa con scritto? Minchia, dai. Figa, ti ho detto una rosa sul costato, di fianco al seno, per i tuoi con nonni. Scritto? Con scritto? Carpe diem. Sì. No, con scritto? Per sempre. Per sempre. Vabbè, bacino. Dai, più bella del mondo. Vai, prossima domanda. Qual è la mia più grande paura? Fobia. La tua più grande fobia mi sa che è allora aspetta, la più grande fobia di Alice. Vai. La più grande fobia di Alice, allora no, aspetta, allora anche secondo me, ma non vorrei dirla. Perché? Cosa non vuoi dire, bro? No, dai, un'intervista, Gigi, no. Ma non stavi dormendo. Sono appena finito. Ma non stavi dormendo. Volevo fare un passo alla chat perché ho visto. No, ho lanciato già io l'Xiaomi. Sono stato bravo, Gigi, o no? Ragazzi, mi ha insegnato il migliore, ho mandato l'Xiaomi. Comunque, ragazzi. Luigi, qual è la mia più grande fobia? Fobia. Ragni. Beh, non lo so io. Ma i ragni, vero? So se ti fanno paura. Cioè, lo sa la chat e non lo sapevi tu, Luca? No, lo sapevo, cioè, solo che... Comunque, ragazzi, finalmente avete smascherato il pagliaccio. Ah, ok, ma almeno mi scrivi su per favore. Smascherato sto pagliaccio. Mi chiamo no. Itaraffino. No, Luca, l'ho detto, perché sennò è un macello. Solo a chi ha giftato 150 sub al canale, glielo inizio a seguire su Instagram e gli scrivo.
Grazie mille Lorenzo, perché sennò poi è un macello, dovrei seguire tutti, è un casino. Vai. Luigi, cosa ne pensi? Sei contento? Io sono veramente contento. Ah, intendi della vostra reazione? Sì. Sì. Sì, io... sempre al limiti, perché comunque è sempre un clown, però i limiti sono molto belli. Oh. Sì. Poi grazie mille Boswan, vedrete presto nuove cose. Quello di Lu, io ti seguo Boswan. Vabbè, comunque ragazzi, io vi saluto, vi lascio continuare la vostra intervista, arriviamo a 3100 sub e ritorno forse per un altro obiettivo. Ok, poi ciao Gigi. Qual è il mio sogno più grande? Un po' d'umore. Ma per quello che è successo? Io sto aspettando. Vabbè, dopo quando finiamo ne parliamo. Vabbè. L'Insta di Lisa e Luigi, devi arrivare per quello di Lisa, te l'avevo già detto in una live, devi arrivare alle 500 che sub giftate al canale, ti manca poco, Vabbè, è il mio sogno più grande, vai. Il tuo sogno più grande, viaggiare il mondo. Viaggiare per tutto il mondo, okay. Avere una famiglia con due bambini, un maschio e una femmina, prima il maschio, a distanza di 2 anni la femmina, il maschio si deve chiamare Marco. Vabbè, no, però fa niente. Vabbè, ok, questo è così è preciso, troppo preciso. Amo, in generale cosa voglio? Una famiglia con due bambini. No, una famiglia, una bella famiglia. E viaggiare al mondo. E viaggiare. Qui quindi tripletta. Alla prossima live lo faccio. Pure 4. Poker. Qual è il mio colore preferito? Oh. Non Lisa avevi detto 435 e Luigi era 500, no? Vabbè, non mi ricordo. Ah, sì, forse sì. Vabbè. Vai. Dai, qual è il mio colore preferito? Questo lo sai. Il tuo colore preferito è il blu. Sì. Mamma mia! Bacino. Sono un fenomeno, ragazzi, sono super in forma. Sono super Come? Allora, ho un migliore amico, sì o no? Sì. Migliore amica? Sì. Nomi. Sofia. Fia e? Quando ma te lo so dire solo quando gifti delle sub, perché mi esce. Quando gifti delle sub te lo dico. Allora, perché Luca non riesce a staccarsi dalle tue labbra. Dai, Sofia è il miglior amico? Miglior amico. Che palle. Dai, l'ho anche conosciuto. Mi ci ha portato pure a casa. Minchia, mi ricordo. Samuele. No, lui è il mio ex. Angelo. Sì! Grazie chat! Dai. Grazie chat! Grazie Lorenzo! Grazie chat, chat! Voglio bene! No, perché non la vale. Chat! Non vale! Oh! Quante ne hanno donate quindi? Grazie mille Boswan! Oddio! Grazie mille, 6 a 4, aspetta, te lo dico subito. 416! Te ne mancano 20 per quello di Lisa, praticamente. Vabbè, comunque, perché la chat sa tutto? Vabbè. Chat Angelo, no, bacino. No. Oh, la chat mi aiuta. La chat fa parte di me. No, sì. La chat sa tutto. Chat? No, la chat sa tutto. No, la chat è con me. Chat, cosa dite? No. Chat, che dite? No. Non che vale. Dite, non chat? Vale. No, non vale. E vale? No. No, vale. La chat, ti vuoi mettere contro la chat? Qua. Vi sbrego, dai. Vai, prossima domanda. Vai, sono carico. Noi e Luca siamo un'unica cosa. Grande chat, così vi voglio, vai. Palo esterno. Occhiolino in campo. Dove grande sono chat. Nata? Dove sei nata? Dove e quando? Beh, l'hai detto il quando. 3 giugno a Monza. Sì, a Monza. Sei allenato. Basta. Oddio. Oh. Grazie mille Lorenzo. Cibo preferito cazzo Luca. Dai lo cazzo, sai Luca. Dai lo sai amo. Dai lo sai. Sono 2. Sushi. Sì. E sushi e chat aiutatemi. Chat aiutatemi per favore, sono in difficoltà. Cosa stanno suggerendo? Allora. Cosa stanno già suggerendo? Allora. No, non pizza.
Carbonara. No, era la pizza, però. La pizza. Vabbè. Pizza e sushi. Vabbè, carbonara ci sta, assolutamente. Vabbè, è uno dei miei piatti preferiti. Okay. La pasta. Vamos. Pizza, sushi, pasta. Panna cotta con... Panna cotta cotta per davvero. Vabbè, vai, sono carico. Elencami qualche sport che ho fatto nella mia vita. Non so se te li mai racconti. Allora, hai fatto sicuramente Formula 1. Dai. No. Dai, no. Non sei la predestinata. No. Vabbè. Allora, Alice ha fatto sicuramente danza. Sei una femmina, quindi, ok. Qua dicono curling. Badminton. Sì, vai tra. Che sport? Baseball. No, no, dai, Lu. Danza, poi. Pallavolo. No. Niente pallavolo. Ma come fai a avere il culo così se non hai fatto pallavolo? Ah, la danza, dici. Vabbè, allora. La chat mi dice nuoto. Sì. Grande chat. Minchia, quanto. No. Allora, Ce ne ho fatti tanti che durano davvero poco. Cioè... Equitazione, possibile? No. Allora. Chat. Dai che te lo stanno suggerendo pure uno. Tennis. Due te ne hanno suggerito. Tennis? Sì, ma non immagino. Ah, mo uno v uno subito? No, ma ho fatto partita? Ma l'ho lasciata. Ragazzi, vuole. Ma facciamo chat. Schifo. Chat, volete una sfida tra me e Alice a tennis? Ma aspetta. Ragazzi, sfida in live. Sono durata. Vi porto su un campo. No. Avevo preso sfida. L'allenatore privato. L'avevo preso l'allenatore privato per 6 mesi. L'ho lasciato. Ragazzi, uno contro uno. No, mi faceva schifo. MotoGP. Non ero portata. MotoGP l'hai fatta? Dai, non ero portata. Motocross. E poi te ne stanno succedendo un altro, dai. Sci, pattinaggio. Vabbè, sci, ok, perché lo faccio. Buono. Poi, pattinaggio. Benvenuto. Ma a che tipo? Grazie mille, cosa succede nel web? Grazie. Tipo leggere Insta urgente riguarda la clip di Alice. Va bene, dopo guardo. Cosa succede nel web? No, grazie per i 2 mesi. Vediamo. E dopo controlliamo. Sì, ma abbraccialo un po', poverina. No, sono seria. Cosa? Pattinaggio come? Artistico. Che cazzo vuol dire? Non è pattinaggio su pista. Su pista cosa vuol dire? Cioè non su ghiaccio. Falso, sul ghiaccio l'ho fatto. Pattinaggio su ghiaccio. Porca puttana, avevo 50-50 e ho sbagliato, Cristo. Vai, andiamo avanti. Vabbè, non so se conosci altro. Beh, oltre a sci cosa ho fatto? C'è un cane, si chiama Lemon. Sci. C'è due gatti. Sci. Si chiamano Margot e Rocher. Sci. Ok. Sci. Pesca. Dai, sci. Lo sci. Ho fatto sci. E snow. Snowboard. Ok. Faccio attualmente snowboard. Hashtag muzza sportiva. Facciamo. Vuoi fare una sfida di triathlon? No, dai. Sfida di triathlon tra me e la muzzolona, siccome hai fatto tutti sti sport. Vado un attimo su Instagram. Vuoi fare una gara di corsa? Perché ti ha scritto Manuel Pascal? È tuo il telefono. Oh, ostia. Aspetta, fammi rispondere. No, che faccio io. Fa lei. Bro, dai informazioni random per distogliere l'attenzione. Allora. Vediamo, adesso faccio io le domande ad Alice. Allora. A che età ho iniziato a giocare a calcio? Niente, sta leggendo i messaggi delle mie amanti. Ok. A che età ho iniziato a giocare a calcio? In che anno? 4. In che anno ho iniziato a giocare a calcio e perché? Dovresti saperlo. Ho iniziato a giocare a calcio nel 2006 quando abbiamo vinto il mondiale e ho deciso di fare l'attaccante, di usare sempre il numero 9 perché l'attaccante di quel mondiale era Luca Toni. Da lì mi sono innamorato della boa centravanti numero 9. Mai. Adesso lo sai. Mai. Ma vedete perché, allora Luca sa tante cose di me, ma perché io mi racconto sempre... Lo sapevo, vedi? Sai quante volte l'ho detto nelle storie? No, mo, non l'hai mai detto a me. Prima che ti conoscessi. E allora? No, mo, non me l'hai mai detto, però ok, vabbè.
Fammi domande che mi hai detto, però, porca vacca. Quando Robby Campo Show ha iniziato a ritenerti valido, vero? Beh, ma scusa, ma come? Non sei di Melegnano, allora, per dire una roba del genere. Sei di Melegnano, per dire una roba. Luca, ogni cosa che sbaglia lì c'è un bacino. Esagerati. Dai, poi. Poi cosa? Poi, allora, come si chiamano i miei genitori? Deborah e Roberto. Ok. Mi dici. Poi, fagli le stesse domande, ok. Ma non è caso allora. Quali sport ho praticato nella mia vita? Vabbè, avrei praticato allora calcio. Sì. Hai praticato anche tennis, questo? Sì. Vabbè, a livello amatoriale tutti, cioè proprio che ho fatto come sport tennis, solo calcio e tennis. Ok, posto. Poi? Non è che ho guardato la chat, se non l'ho visto. Poi? Ho mai fatto una stagione calcistica? Cioè io ho giocato a calcio seriamente dai 6 anni fino ai 20. C'è mai stata una stagione calcistica che non ho usato il numero 9, secondo te? No, ma queste cose non me ne ho mai idea. Secondo te? Secondo me no. Brava, ho usato sempre solo il numero 9. Sempre solo il 9. Poi, aspetta. No. Quanti tatuaggi ho? Puoi dire anche quelli nascosti. Ha un tatuaggio, finge di avere il cervello, però è solo tatuato, non ce l'ha. No, non è vero. No, no, non ha tatuaggio. Oggi eravamo in giro per il Duomo. Però invece di farsene uno, due. Oggi eravamo in giro per il Duomo. Vorrei farmi il tatuaggio di Haaland così, ma Alice non vuole. Su tutta la schiena Haaland, sì, così. Sì, vai tra. Com'è finita con quella di Valencia? Chat, fate i bravi. Beh, non ha tatuaggi, basta. Non ho tatuaggi. No, non mi provochi se chiedi di Valencia, cioè. Letteralmente, il sottone mi videochiamava ogni sera. È stato due sere là, due sere mi ha videochiamato, quindi sapevo che non c'era nessuno in stanza, quindi no preoccupazione. Con quante ragazze ho fatto l'amore? Non bastano le mie mani le tue, cioè. Quanto te ne so di. Amo, fai conto che ad agosto ti sei divertito, agosto scorso ti sei divertito, durante l'anno ti diverti, cioè. Amo. Non ci centinaio. Sto scherzando, sto scherzando. È una battuta. Però tante, non so quante, ma tante. Amo io? Tre. Grazie al cavolo. L'ho ripetuto oggi, ne stavamo parlando. Ma io non tanto, 150, non di più. No, tante. Haaland quanti gol ha fatto? 200, che... più o meno sia lì. Fai conto che ad agosto mi ha detto che se ne poteva anche fare due al giorno. Cioè, fare intendo proprio. Quindi. Nemmeno Rocco. Stavi dicendo? Niente, sono tante, amore. Cioè, solo questo, solo ad agosto quest'anno ne avrei fatte tipo. Benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille, Lolofani. Solo quest'estate? Solo ad agosto ne avrei fatto una trentina minimo. Cioè. Ma tu come cazzo fai a saperlo? Oh, mi racconti le cose, però, eh. Ma è colpa di un gruppo di miei amici che praticamente svela tutto. Quindi. Quindi, nel senso, cioè, no, non è molto bello dirlo in live. Perché... No, infatti. Sono tempi passati ormai, ora Luca è un signore. Bravi chat, vi sto stringendo la mano, chat. Vabbè, poi? Poi cosa? Domande. Allora. Perché non taglio i capelli?
Spiega, argomenta. Perché Haaland non si ritaglia. Perché lui vorrà avere come Haaland. E ha detto che se Haaland un giorno, tipo anche domani, se li dovesse tagliare, lui li taglierebbe. Ditemi se non è amore questo. Ditemi, ditemi se questo non è amore per Erling. Ma alla fine è l'ombrellina di Valencia. Dopo il GP ti ha riscritto. Elle ha ottenuta la promessa. Sì, l'ombrellina di Valencia. Poi ci siamo sentiti. È venuta in hotel. Abbiamo festeggiato. No, non è vero, No, ma mi videochiamavi, cioè. Punto. A meno che non uscivi subito dopo. Quanto sono alto? 1,88. Brava, amore. Allora. Tagliali. No, li taglio quando li taglierà Haaland. Quando Haaland li taglierà, io li taglierò. Ma a che ora finiamo? 11:30, sì. Allora, sì. Sì, la live finisce alle 11:30, ragazzi. 20 minuti. E come al solito, gli ultimi 5 minuti faccio partire la gara del cronometro. Quindi poi? Luca preferisce Alice o Haaland? Basta, ste domande. Palizzi che preferisce Haaland. Alice. Sì. Vai tra. Alice. Vabbè, poi? Così finiamo a mezzanotte. Oh, dipende da voi, Cosa? Dipende da voi, perché a mezzanotte alle 23:30 faccio partire la gara del cronometro. No, ancora. Sì, io. La gara del cronometro. Allora, ragazzi, la volete? Alle 23:30 la volete la gara del cronometro? Domani la fai. No, la gara del cronometro si fa di ritmo. Oh, se poi finisce subito, sta con la live. Ma basta che Matte Ventu e Boswan non vogliono. Dipende dalla chat. Allora, fate Boswan e Matteo, fate la domanda sta gara. Allora. Aia, che male. Tra l'altro domani sera, ragazzi, a mezzanotte è il mio compleanno. E non staremo vicini. Potremmo fare la live. Non saremo insieme, domani. Potrei fare la live per il mio compleanno. Non saremo insieme. No, però che palle, vorrei fare qualcosa per il mio compleanno. Oh, io lo dico qui perché è impossibile. Io lo dico qui perché è impossibile. Se entro le 23:30. Luca, qual è il massimo di gol che hai fatto in una serata? Ragazzi, ma io lo dico qua, con una sola ragazza. Sono le 23:14. Se entro le 23:30 arriviamo a 3200, quindi difficilissimo, lo dico per quello. Io faccio la live per il mio compleanno. Cioè, non vado fuori a cena, vengo in live solo per voi, per fare il compleanno insieme alla chat. Oh, Alice, le zinne, copriti che la chat. Scusate. Ci sta. Lo dico per voi. Lo dico per voi. Poi, ovvio, finita la live vado a festeggiare, cioè. Con chi? Finita la... Minchia. Allora. Si vede la mutanda di Alice. No, non si vede, non si può vedere. La chat che... fanno i porci, cioè, ma anche se mettessi così, fatelo andare a cena. Oh, siete dei cuccioli, ragazzi, siete dei cuccioli. Allora, la live io comunque domani la faccio tipo dalle 9 alle 11 e poi esco perché a mezzanotte è il mio compleanno. Siete dei patati, oh, siete dei patati, ragazzi, grazie, ma sono degli amori, vogliono che faccio qualcosa per il mio compleanno. Grazie mille di cuore, vi voglio veramente bene, siete veramente degli amori. Allora la tolgo sta cosa. Cacchio, vi ho messo alla prova e se avete risposto presente. Cosa? No, ho detto se fare la live, faccio la live a mezzanotte. E loro hanno detto no, non farla perché è giusto che tu al tuo compleanno ti diverta con i tuoi amici. Sono degli amori. Vedete perché ho la chat più bella del mondo? Cazzo, vi amo.
Vi amo, chat. Vi amo. Io comunque domani, comunque basta che mi seguite su Instagram, io vi dico se domani magari faccio un pre-live, faccio una live magari di un'oretta e mezza, due, prima del mio compleanno. I love, veramente. Stanotte Haaland fa gol? No. Niente. No, no, ragazzi, la gara del cronometro la faccio partire alle 23 e la faccio partire alle 23:30. La live con i Fantastici 4, l'ho detto, quando arriviamo a 3100. Hai ignorato Alice quando ha detto al tuo compleanno non saremo insieme. È vero, mi ha ignorato quando ha detto. Perché non saremo insieme? Perché non ci sono domani. Perché? Perché è il compleanno di tuo fratello. C'è che sto di festeggiarla insieme a mezzanotte, mi ha detto di no. Ma non è che tu hai detto di no. Mi ha detto di no. Va bene, vengo. No, almeno. Vengo. La trina. Luca, domanda un po' pesante. Preferisci essere amico di Leclerc o Haaland oppure non aver mai incontrato Alice? No. Benvenuto a bordo. Preferisco aver incontrato Alice. Grazie mille, Chiagori. Ragazzi! Facciamo partire l'hype train? Che ho visto che si è svegliato il trenino? Siamo a livello 1? Ragazzi, facciamo partire... Facciamo la gara adesso, dai. Vai. La gara adesso. La gara dell'hype train, ragazzi. La gara dell'hype train. Vabbè, allora, il record è impossibile. Qualcuno ha detto hype train, dice Luigi. La gara dell'hype train, ragazzi. Mancano 12 minuti e parte la gara dell'hype train. Allora... Allora, come mettiamo come sfida? Tipo, se arriviamo, facciamo così: se arriviamo al livello 10 dell'hype train, grazie mille, Mark, per il Prime. Vai, qualcosa, chat. Se arriviamo al livello 10 dell'hype train, cosa facciamo? Donna, cosa facciamo? No, io stavo guardando questo, però. Vabbè, cosa facciamo? Allora, dai. No, il limone no, è una cosa privata. Allora. No, allora, aspetta. Voglio bene a questa persona, però. Leggo un po' di commenti sotto il nostro. Anche post. Perché tra 15 sbloccate la live con i Fantastici 4. Adesso leggo un po' di commenti a caso. La 24 ore. Allora, facciamo così. Ragazzi, livello 10 dell'hype train, settimana prossima faccio la 24 ore. Va bene, Tommy? Va bene, grazie mille. L'ho detto. Anzi, Alice mi dice anche il giorno. Dimmi un... Non posso. Settimana, il weekend. Non ci sono. Perché? Sono a Monte Carlo. Sei a Monte Carlo. Vado a bailar. Allora facciamo così, cambiamo. E poi quando tornerà da Monte Carlo faccio la 24 ore. Benvenuto a bordo del Pantino. Grazie mille, Kevin. Io lo dico. Questo. Se arriviamo al livello 10 dell'hype train, io dedico. Ancora. Farò una maglia da mettere sotto quando gioco la YouTuber League e se segno la tolgo e farò una maglia per Alice. Farò una maglia per Alice. Livello 10 vado all'Etihad a vedere Haaland. Quello che volete. Io non sono tremendo ogni volta che sto troppo davanti alla luce. Eh? Io non sono tremendo ogni volta che sto qui. Davanti alla luce, al computer. Cioè mi si addormentano gli occhi. E la luce è potente. Allora. Alice, fai vedere lo sfondo. C'è lo sfondo con la nonna. Benvenuto a bordo del Pandoro. Grazie mille, Vixmar. Luca Ronaldo o Messi? Allora, chi lo sa?
chi mi segue lo sa, ragazzi, io sono sempre stato fanboy di Messi a livelli allucinanti, e anche se Ronaldo è venuto alla Juve non mi ha mai trasmesso quello che mi ha trasmesso Messi. Io mi sono letteralmente innamorato, perso del calcio con Guardiola e Messi, il Barcellona di Guardiola. Luca personalizza una maglia della Juve con Marco Campolunghi. No, e già tanto che ci sta Campolunghi, figura di Marco. Luca ha uno sfondo, mannaggia, con me. Sì. Io non lo metto solo perché l'ho detto anche oggi a mia mamma. Io non riesco da 2 anni con lo stesso sfondo. Io cambio telefono e metto sempre la stessa cosa. Oddio! Dio, Maurizio! Grazie. Maurizio! Ma da dove è sbucato Maurizio? C'è un nuovo concorrente? Signore, c'è un nuovo concorrente per Boswell e Matteventu. Grazie mille, Maurizio, per le 5 sub giftate. L'ho detto da 2 anni che io ho questo sfondo, perché 2 anni fa, quasi 3 anni fa in realtà, è venuta a mancare mia nonna, e quella con cui poi ho dedicato anche il tatuaggio, e quando apro il telefono mi piace vedere me e lei. Quindi con tutto l'amore che provo per Luca non riesco a togliere mia nonna qua. Mamma, non devi togliere tua nonna da lì. Però Luca ce l'ho nel come sfondo. Aspetta, su WhatsApp posso far vedere. Mi incazzo se togli tua nonna, cioè. È giusto uno spam di cuoricini per Alice. Ce l'ho qui su WhatsApp. No, è giustissimo, ragazzi. Ci mancherebbe. La nonna è la nonna. Scrivi sei unica come fece Totti con Ilari. Cioè? Sapete che non è una brutta idea. Sapete che non è una brutta... Dio, Maurizio! Sera Luca, sera Alice, come state? State bellissimo, minore di 3. Grazie mille. Maurizio, grazie mille per i 2000. Grazie, Maurizio. Madonna, Maurizio, figa... Luca, ma te ne accorgi che ogni tanto fai la parlata di Rossi? Faccina che ride a crepapelle, faccina che ride a crepapelle, faccina che ride a crepapelle, faccina allora, che ride a crepapelle. Sì, diciamo che mi piace parlare come Valentino. Valentino Rossi in intervista parla così. A Biazzi tira il culo perché arriva sempre dietro. Praticamente ho parlato con Guido Meda. Sai Guido quello che fa? Oi oi oi! Ah! Dentro Vale! Carenata! Ecco. Bene. Dovresti più parlare come lui. Cazzo. Potrei fare l'imitatore, ragazzi. Raga, ma basta questo bacio. Mi è piaciuto? Luca, sfidami ad un 100 tiri challenge. Non me ne fai nemmeno 20. Madonna. Cazzo, però. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille, Sassa Soppa. Grazie mille di cuore. Allora, madonna. Cazzo, vi è piaciuto? Cazzo, ogni tanto parlo come Valentino. Ho vinto 10 motomondiali. Comunque, quanto è bello essere una delle poche... No. Una delle poche? La seconda, in realtà. Che riesce a fare non ballare Luca Campolunghi. Vate 5. No, scusa. Il saluto. Colpa mia. Ha sbagliato il saluto. Sì, vai. Ragazzi, io e Alice abbiamo un saluto, ve lo facciamo vedere. Molto carino. Qualcosa di clamoroso. Molto carino. Comunque, ragazzi, una promessa è una promessa. La live non finisce alle 23:30, ma finisce quando finisce l'hype train. Oddio! Oddio, Maurizio! Maurizio! The pole position. Grazie mille, Maurizio, per le 10 sub giftate. E allora aspettate. E allora adesso parte d'obbligo questo. Allora. Sembra enorme, però. Allora, aspetta. Dov'è? Devi fare. Grazie mille, Maurizio. Devo organizzare la live con i Fantastici 4. Allora, aspettate. Benvenuto a bordo del Pandino. Oh, grazie mille, Baby Campolunghi.
Baby Campolunghi, grazie per i 2 mesi. Baby Campolunghi. Già 2 mesi esiste Baby Campolunghi. Allora, aspetta, i 2 mesi che inizia esiste Baby Campolunghi. Oddio! Grazie mille Mattia per la sub giftata, allora. Ciao, oggi facciamo un mese di page con i fantastici 4 cuore rosso, vi adoro. Oh, grazie! Grazie mille! Benvenuto a bordo del pandino! Ale Dami 03, guarda! Guarda cosa ho sbloccato, 3200! Ti dedico la maglia per la YouTuber League! Ti dedico la maglia... Cioè, cazzo! Ti vede tutta YouTube! Io che scrivo una dedica, poi decidiamo insieme. Decidiamo insieme. Allora. Sei stanca, c'hai sonno? Benvenuto a bordo del pandino. Chi è che è salito sul pandino? Maurizio! Grazie mille, Maurizio! Sapete quanto è bello non dover nascondere che stai con una persona? Maurizio, ma lo sai che tipo... c'è tra 35 sub... Oddio! Grazie mille, Sasa Pop. Tipo tra 35 sub sei il top donatore della live. Cioè, così, dal nulla, qualcosa di clamoroso. Auguri, Luke, grazie. Ah, la data, è vero, devi dire il mese. Ragazzi, ci siamo. Fidanzati, il... Io sono serio. Mi sfidi sì o no alla 100 tir. 1° ottobre. Quando avrò tempo, volentieri. Il 1° ottobre, ragazzi. Ci siamo messi insieme il 1° ottobre. Fantastici 4. 2 settimane. Mi sono dimenticata di dire che vi ho dedicato un post. Se vi va di vederlo, cuore rosso, siete bellissimi insieme. Quasi un mese. Grazie, e mezzo. Dopo andiamo a vederlo. Quasi un mese e mezzo, in realtà. Quasi un mese e mezzo che stiamo insieme. Ah, c'è Boswan? E non so quanto sia. Tra una settimana e un mese e mezzo. Allora, mancano 3 minuti e 15 alla fine della hype train. Quindi, chat, sta voi la fine della live. Vediamo. Vediamo la potenza della chat, se riesce a portare l'hype train a livello 10. Auguri per il mese. Ma stiamo insieme da un mese e mezzo quasi. Vabbè, un mese. Una settimana. È una settimana. Dopodomani è il mio compleanno. Un mese e 8 giorni. Cosa mi regali per il compleanno? Devo portarlo via 2 giorni con me. E invece nada da fa. Lo porterò via 2 giorni con me settimana prossima. Quindi settimana prossima mi porti via? Se non... Per ora vuoi farmi un altro regalo? No. Molto più... No. Sto scherzando. No. Che sorridi così? Sorrido. Guarda, si vede il tatuaggio che sbuca qua. Amore, Baba! No, ti prego. Baba! È entrato Barona! Sì. Bella Baba! Bella Baba! Ciao, Piro! Quando finisce la live train, finisce anche la live. Sì, 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 sì. Ragazzi, manca 1:55. Ormai non credo, cioè, sfidare la chat è inutile ormai, perché penso che la chat abbia perso ormai. Cioè, è impossibile che in 1:45... Bello. Riescono a portare il treno a livello 8. Alice, come fai a supportarlo? Questo è un mio amico, vedi, c'è il VIP perché è un mio amico. Non lo so. Sì, sono tipo 10 abbonamenti. Cioè. Sì, ma che strano, però. Cosa? Che ci conosciamo da un anno e 2 mesi. Vero, Piero, sei innamorata. Capisco. Come. Oh. È stranissimo. Come mai sei vestita così elegante? Spiega. Era il compleanno di mio fratello. Manca un minuto ormai. Boswan, Maurizio e Matte Ventu si sono ritirati. Vai con sti Xiaomi. Capelli alla Rabiot. Mica come Adrien. Il francese. Benvenuto a bordo del Prime. Grazie mille Roby Pop per il Prime. Ma che cavolo! E ormai mancano 40 secondi. E ormai è finita. E ormai è quasi finita. Mancano 30 secondi.
Mancano 30 secondi. Oddio. E Ale Cari 08 prova a dare una speranza. Prova a dare una speranza, ma ormai mancano 20 secondi. Ormai mancano 20 secondi. Signori, è finita. Signori, è finita. Signori, è finita. 12, 11. Vai dai fratelli di Ali. No. Finita. Signori. Siete bellissimi, cuore rosso. Comunque, Luca, io ti dico che domani ho l'interrogazione di inglese. Aspetta. Oh, finish. Allora, diciamo, vi spiego un po'. Allora, vi spiego in un minuto. Finisce qui il GP di Monza. No, vi spiego in un minuto praticamente il riepilogo di cosa farò sta settimana. Allora, domani farò una breve live dalle 9 e poi vabbè festeggerò per il mio compleanno. Poi dopodomani è il mio compleanno, quindi non so, vedo. Venerdì, signori, venerdì vado con Alice a Roma perché c'è la finale della YouTuber League. C'è la finale della YouTuber League. Siccome io vedo che la chat è calorosa, comunque a me piace parlare con voi e trattenere, io sia domani che dopodomani una piccola live vorrei comunque farla, perché mi piace stare con voi, mi piace scambiare due chiacchiere. Domani? Sì, domani la facevo breve. Mm-hmm. E live dai cedri, sì. No, il 10 no, mo. No, il 10 no. No, no, la sera del mio compleanno no, ragazzi. Andate a vedere Juve Lazio allo stadio? Forse. Domenica andiamo a vedere Juve Lazio. Vediamo. Non lo sappiamo ancora. Vediamo, si Mamma potrebbe fare. Prenderete una casa insieme. Non nascondo che è il mio sogno. Da quando ci siamo messi insieme il suo sogno è fare un bebè e avere una casa. Un piccolo bebè. Aspetta! Piccolo. Aspetta, chat! Chat solo per voi, ve lo faccio vedere un secondo e poi stacco. Aspetta! Quando eravamo a Trieste. Aspettate! Luca e Alice, vi ho fatto una canzone di auguri al piano sul mio profilo Instagram nelle storie. TH3 Mondi il profilo. Taggaci! Esatto, taggaci così lo guardiamo. Allora, aspetta. Quando eravamo a Trieste, il giorno dopo che ci siamo fidanzati, è arrivata. Abbiamo fatto un meet and greet con alcuni di voi. È arrivata una fan con un bimbo. Adesso vi facciamo vedere la foto. Se c'è la foto col bimbo, la faccio vedere. Ah, c'è la foto col bimbo. E non si vede. Aspetta, vai più indietro. Ok. Diciamo che non ci assomiglia molto, eh. Aveva gli occhi scuri. Però era un bimbo ciccione. Era un bimbo, e era un bimbo con le guancione. Quindi già un giorno dopo che ci eravamo fidanzati, voleva un bimbo. Allora, basta, altre domande su Alice, ragazzi, rispondo in live domani sera, se no non so che cazzo dire. Piro, sei un coglione. Vi ho taggato negli amici stretti. Dovreste vederla. Top. Ok, grazie mille. Vi mandiamo un grosso bacio, vi vogliamo bene, ci vediamo. No, ragazzi, seguitemi su Instagram che vi dirò esattamente l'orario in cui andrò in live domani, anche se penso alle 21, ragazzi. Andiamo. Ciao ciao, buonanotte. Notte.